Buongiorno, buon venerdì e ben ritrovate l'aria che tira. Insomma, ieri è stato un giorno di battaglie navali e di battaglie politiche. Una pantomima di battaglia navale l'abbiamo vista al largo dell'isola di Jersey, del canale della Manica, dove le navi da guerra francesi hanno scortato i loro pescherecci in protesta contro i nuovi divieti della Brexit. Insomma, senza voler scomodare i classici del liberismo, ma vi ricordate, dove non passano le merci prima, ora passano gli eserciti? Beh, però non è un bel segnale, per niente, molto meno pantomima, invece la battaglia navale al largo della Libia, con la Guardia Costiera Libica che ha sparato contro un nostro peschereccio, un peschereccio italiano, un film già visto, un incidente annunciato dove per poco non c'è scappato il morto. Di questo parleremo con il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che sta seguendo da vicino la vicenda e che fra poco verrà in questo studio con noi. Con lui parleremo anche di tutte le grandi guerre politiche, prima di tutto quella dentro i 5 Stelle, col futuro capo Giuseppe Conte che si scaglia con molta durezza contro il figlio del fondatore Davide Casaleggio. Ma c'è anche una guerra tutta politica dentro il governo. Salvini vuole promuovere un referendum sulla giustizia con i radicali. E beh, è una vera e propria bomba quella sotto la sedia di Mario Draghi. Infatti, dal 93 ad oggi, per chi non se lo ricordasse, i 1000 dibattiti sulla giustizia hanno portato quasi solo a crisi di governo. Insomma, dove mi giro, vedo solo campi di battaglia. E io, ingenua, che avevo capito che l'unica guerra da combattere è quella contro il Covid. Sigla, va? Solo il pregiudizio ideologico può tenere ancora chiusi in casa i negozi degli italiani. Penso che servano rigore e buonsenso. Alle 10.02 il virus torna a colpire e basta. 22-23 non è che cambia granché. Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo. Liberiamo i brevetti dei vaccini. We are ready to discuss how. Quella di Biden sui brevetti è una scelta giusta e coraggiosa. Nessun profitto sulla pandemia. Bisogna però tradurre questo impegno per iscritto. Ci sono due lavori in Italia che sono molto precari. Uno è segretario del PD e l'altro è presidente del Consiglio. Basta. E basta. La misura del super bonus è particolarmente cara al Movimento 5 Stelle. Sarà finanziato, stabilizzato fino al 23. Ragazzi, allora si è appena radunata la commissione di vigilanza RAI. Basta! Le vedenze RAI sono di sinistra, quindi... Il mio sì al DDL Zan ritengo sia l'adesione di una città, Milano, che si mettano d'accordo. L'unico obiettivo è avere più vaccini possibili. Quindi dobbiamo vaccinarci tutti. Allora, molti temi da affrontare stamattina, ma partiamo proprio dalla politica, dalle battaglie politiche, poi piano piano arriveremo a tutto il resto. Vedo già collegato con noi Pietro Senaldi, lo ringrazio, direttore di Libero. Vedo collegata con noi Alessia Morano, deputata del PD. Benvenuta, ben trovata Alessia Morani. E ancora vedo la mia amica Alessandra Ghisleri, grande sondaggista, Euromedia Research, che Buongiorno. Mi ha portato, a quanto so, cara Alessandra, una specie di regalino caldo caldo, tipo sfogliatelle, gli ultimi sondaggi. Ci sono parecchie cose di cui dobbiamo parlare, perché appunto credo che, insomma, abbiamo capito, no? C'è la guerra Conte Casaleggio che sta squassando il Movimento 5 Stelle. C'è Salvini che, insomma, è un po' un leone in gabbia, ogni giorno, no, ne inventa una per mettere in qualche modo in crisi il governo, ma non solo, perché secondo me ha anche una capacità di fiutare l'aria. Poi parleremo di questo con Pietro, perché oggi Libero pubblica un sondaggio sulla giustizia che ci fa capire forse perché Salvini ieri ha lanciato questo bel sasso nello stagno. E poi vabbè, le tensioni della maggioranza, le vaccinazioni, hai voglia. Partiamo però con Draghi, no? Perché secondo me, Alessandra, anche è interessante capire a che punto siamo. Cioè, gli italiani cosa pensano di questo governo? C'è stato un po' un su e giù, secondo me. Un inizio col botto, poi un momento in cui abbiamo cominciato a dire, beh, questo forse non è proprio Hulk, il povero Draghi. Raccontami un po'. Ma diciamo che all'inizio, insomma, il 10 febbraio, quindi dobbiamo fare un salto indietro di 3 mesi,
Gli italiani erano smarriti, avevano una situazione, insomma, il piano vaccinale non funzionava, la crisi economica era forte, la politica continuava a battagliare, non c'erano equilibri, e di fronte a tutto questo la presenza di Mario Draghi lo faceva arrivare al 64%, 64-65% nei nostri sondaggi, ma comunque la scala era molto alta in tutte le altre rilevazioni. E quindi come l'uomo che avrebbe risolto tutti i nostri problemi. È evidente che una volta instaurato il suo governo la gente iniziava, come dire, ad attendere delle verifiche che hanno un pochino tardato ad arrivare. Complice comunque il generale Figliuolo, il suo piano di pandemia, il suo mettere dei diktat importanti anche dal punto di vista di quelli che erano le anagrafiche, saltando quelli che erano anche le imposizioni regionali, ha iniziato nell'ultima settimana d'aprile a avere una piccola risalita, e nella rilevazione che abbiamo condotto l'altro ieri, quindi i dati di oggi, hanno portato il Presidente del Consiglio intorno al 56%, quindi a risalire, perché devo dire che era arrivato fino a sfiorare il 51%, quindi era sceso. Il dato interessante è che il 41,3% degli italiani è convinto che Mario Draghi realizzerà quel cambio di passo che serve al Paese, e quindi è piaciuto molto il PNR presentato. E un dato altrettanto interessante è che il 60,2% dei cittadini è convinto che otterrà questi risultati, tra virgolette, malgrado i partiti. Nel senso, dire, questo qua è molto divertente, questo, devo dire, Morani, su quelle cose, come dire, chi fa politica ogni tanto. Allora, malgrado i partiti, sai, è interessante, invece grazie ai partiti il 12%, quindi diciamo che come sempre, ahimè, la credibilità dei partiti non è al massimo di questi tempi. No, e c'è un terzo fatto. Adesso il vero problema è che per mantenere alta la fiducia negli italiani, che è necessario evidentemente infondere, perché è un momento molto brutto, le tue piazze tu le racconti tutti i giorni, lo sappiamo, c'è un disastro economico, e quindi quello che conta è riuscire a portare a casa qualche riforma, qualche rinnovamento. Questo gioverebbe non solo alle piazze, non solo agli cittadini, ma anche alla politica, perché è un governo ampio, è un governo largo, di grande maggioranza, che non è un'alleanza. E questo va ricordato, perché spesso e volentieri noi pensiamo a un'alleanza, invece no, è un governo d'insieme, e questo è importante. Cioè, perché tu dici, gli italiani a questo punto vogliono vedere un po' di merce consegnata, al di là di chi sta da che parte. Scusa, ma il coprifuoco, che è stato il grande tema che ha infuocato il dibattito, su cui Salvini ha super insistito, per esempio, come la pensano gli italiani? Gli italiani, ovviamente, la maggioranza degli italiani lo vorrebbe aperto, nel senso che se vedete questa tabella, se sommate chi vuole eliminarlo con chi dice che vorrebbe che fosse spostarlo avanti, arriva quasi al 70%. E dobbiamo pensare che nell'arco di 10 giorni è cresciuto, perché 10 giorni fa era al 54%. È ovvio però che noi abbiamo fatto anche delle altre domande di contorno, e gli italiani pensano anche che tutto questo deve essere accompagnato da una buona campagna vaccinale, da un rispetto delle regole, cioè non sono sprovveduti, sono attenti a quello che capita. Altro che mi ha divertito, sempre per la Morani, perché sono quelle cose che divertono, è la domanda sull'alleanza del centrodestra, se rischia di rompersi alle elezioni amministrative, per dire quanto gli italiani poi capiscono, al di là di quello che noi pensiamo. Cioè, hanno capito che il centrodestra può litigare quanto vuole, ma al momento delle amministrative la soluzione la trova sempre. E invece, come lei ben sa, cara Morani, la sinistra è un po' più litigiosa. In tutto questo ho letto di un incontro tra Letta e Di Maio, poi lo chiederò anche a Di Maio quando arriva, per parlare di Roma, ma secondo lei la trovate una quadra su Roma, così, a naso? Ma la quadra su Roma si troverà sicuramente, e come si troverà la quadra sulle altre principali città italiane, su cui noi peraltro siamo già al lavoro. La situazione, diciamo, è in evoluzione. Io ovviamente mi auguro che laddove nei territori si voglia fare un'alleanza con il Movimento 5 Stelle sia una scelta appunto fatta su ogni singolo territorio, perché non dimentichiamoci che ogni città ha una storia a sé, ci sono delle tradizioni, per cui noi, essendo un partito federale, abbiamo molto rispetto delle scelte locali. Ma Zingaretti quando la scioglie la riserva?
Non lo so, io spero presto, perché comunque ritengo che Zingaretti possa essere uno straordinario candidato per la città di Roma, che come sapete io giudico essere pessimamente governata da Virginia Raggi, per cui come ha risistemato il Lazio, credo anche che la gestione di questa pandemia, soprattutto della campagna di vaccinazione, sia un esempio per tutta Italia. Zingaretti potrebbe essere davvero... Allora, vorrei farvi notare, Senaldi, lo smeraldo del meraviglioso della Morani che riprende gli occhi, così, particolare e frivolo, ma ogni tanto ci concediamo qualche lusso. Me l'ha regalato mio padre, Mirta. È bellissimo, complimenti, bellissimo. Andò in India. Bellissimo. Allora, Pietro Senaldi, invece vogliamo parlare un attimo della mossa di Salvini. Ieri sera arriva da Bruno Vespa e lancia... la bomba, ve la faccio sentire, perché forse qualcuno di voi ieri sera dormiva, ve la faccio sentire e poi Senaldi mi spiega, perché in realtà oggi tu scrivi proprio di quello, il tema giustizia è quello che pensano gli italiani, guardate. La Lega e il Partito Radicale, quindi due forze molto diverse, molto distanti su tanti temi, raccoglieranno 500.000 firme su alcuni quesiti, la responsabilità civile dei magistrati. Perché qualunque lavoratore che sbaglia paga, tranne che in un'aula di tribunale, separazione delle carriere, cancellazione della legge Severino. Quindi la riforma della giustizia, che entra in milioni di case di italiani che sono inermi, altro che la legge uguale per tutti, se non la fa il Parlamento, la faranno i cittadini. Allora, eccoci qua, adesso arrivo anche da Ludovica che è in giro per i palazzi e mi dirà quali sono le reazioni, però mi è venuto il dubbio, Pietro, che avevi fatto leggere a Salvini il tuo sondaggio di analisi politica, l'88% degli italiani non ne può più della giustizia, e lui davvero uomo di popolo si è buttato subito. No, non è così, in realtà diciamo così è una grande casualità, però significa che anche noi di Libero abbiamo un po' di naso, diciamo così, no? Perché era la giornata giusta. Beh, io credo che... Ma perché abbiamo deciso di mettere oggi questa cosa qui? Perché ieri c'era la commemorazione del giudice Livatino, no? Sì. Un giudice apolitico ucciso dalla mafia. E il Presidente della Repubblica non ha proferito verbo. Perché non ha proferito verbo? Perché, voglio dire, quanto è distante la figura di Livatino rispetto allo spettacolo che stanno offrendo oggi le procure, l'inchiesta su Ungheria, i PM che si indagano tra di loro? Quanto sono caduto in basso? Cioè, se Mattarella avesse parlato di Livatino, sarebbe sembrato uno storico, non il presidente attuale della Repubblica Italiana. Beh, in effetti, come una lezione di questo storia, è un tema passato, complessivo di credibilità della classe dirigente di questo paese. Ti raccontava quando era bravo Garibaldi, hai capito? Pensa com'è crollata la giustizia. Allora noi... Ma perché ieri, scusami Pietro? Allora noi avevamo questo in saccoccia e l'abbiamo messo fuori oggi. Va bene, questo mi sembra perfetto, però la cosa che ti voglio dire è questa. Perché Salvini tira fuori una cosa così divisiva? Insomma, io dicevo all'inizio, quanti ne abbiamo visti di governi cadere sulla giustizia? Anche il DDL Zan è divisivo. Anche il DDL Zan è divisivo, no? Eppure si insiste. No, si parla di reati di opinione. Sì, però quello lì diciamo che aveva un suo percorso, no? È già passato alla Camera, in un paese normale sarebbe scusami, però il DDL Zan era già passato alla Camera, in un paese normale sarebbe discusso anche al Senato, diciamo quello sarebbe un iter parlamentare. Questa cosa qui vuol dire mettere sulle spalle di un governo complicato, come diceva la Ghisleri, anche sto temone della giustizia. Beh, però la ministra Cartabia sta dichiarando, ha fatto delle sottocommissioni, sostiene che vuole riformarla la giustizia. E poi non si può continuare a far finta di niente. Cioè noi con questa giustizia qui, come riparte l'economia? Cioè qualsiasi imprenditore ti dice gli investimenti non vengono in Italia a causa della giustizia. Qualsiasi opera pubblica è frenata a causa della giustizia. È inaudita. Il Morandi l'abbiamo rifatto proprio... Allora fammi sentire un attimo una cosa, scusa Pietro, che Ludovica mi voleva dare qualche reazione del mondo politico, poi arrivo anche alla Morani ovviamente per capire anche che PD come ha preso questa cosa, ma anche perché sarebbe il Parlamento che dovrebbe farlo, invece Veni parla di referendum. Ludovica, eccomi qua, che succede?
Sì, Mirta, diciamo non è da escludere che Salvini abbia tirato fuori questo tema proprio perché divide anche PD e Movimento 5 Stelle. Infatti le reazioni questa mattina sono meno forti di quanto si sarebbe potuto immaginare, perché la divisione sulla giustizia tra PD e Movimento 5 Stelle, come tu anche ricordavi, è una divisione storica. Una dichiarazione c'è stata da parte della responsabile della giustizia del Partito Democratico, Anna Rossomando, la quale ha detto anche con un velo di ironia: ricordo a Salvini, se non stesse seguendo i lavori parlamentari, che in realtà in Parlamento stiamo già parlando di riformare il processo civile, il processo penale, stiamo mettendo mano al CSM, alla magistratura ordinaria, quindi in realtà fino a prova contraria approveremo dei cambiamenti dentro il Parlamento grazie alla maggioranza di cui anche lui fa parte. Quindi questo, diciamo, lo ha sottolineato il Partito Democratico. Invece ho provato a sondare anche un po' tramite fonti interne il Movimento 5 Stelle, dove anche lì con un velo di ironia ci dicono: siamo un po' in altre faccende affaccendati questa mattina, perché è arrivato al dunque anche lo scontro invece con Casaleggio, e ci è stato detto infatti che la posizione di Conte espressa ieri contro Casaleggio e contro Rousseau è figlia di una riunione notturna in cui il partito, il movimento, ha chiesto a Conte proprio di esporsi su questo tema. Allora, quindi è stato anche il momento giusto per Salvini di esatto. Tirare fuori un tema super divisivo. Questo bravo, è un ottimo tema anche per la Morani, perché in realtà è vero, cioè Salvini butta benzina sul fuoco in un momento in cui PD e 5 Stelle provano a immaginare un futuro comune, però certo, 5 Stelle sono in un bel disastro, cioè non è manco semplice adesso capire da che parte andranno, capire come si ricomporrà questo caos, no? Morani? Mirta, non farmi commentare quelle vicende, perché non conoscendone, diciamo, i particolari, tutto quello che dico potrà essere usato contro di me, per cui diciamo, mi astengo da dare giudizi rispetto a ciò che sta avvenendo all'interno del movimento e la battaglia legale tra Casaleggio e Conte. Cioè, nemmeno lei ha capito che comandano i 5 Stelle, sta messa come me. No, io credo che stiano facendo un percorso insieme a Conte importante, che è importante, adesso a parte l'ironia, che è molto importante credo anche per il futuro del movimento, perché comunque ha prodotto dei cambiamenti anche rispetto all'approccio ad alcune questioni particolarmente importanti e che erano anche molto divisive, per cui credo che occorra avere molto rispetto per quello che sta avvenendo all'interno del movimento. Invece vorrei riprendere la questione della giustizia, perché dopo la mia esperienza di governo sono ritornata al mio primo amore, e cioè la giustizia, perché sono tornata in Commissione Giustizia. E mi stupisce un po' la conferenza stampa di Salvini, proprio perché in questi giorni noi stiamo presentando gli emendamenti alla riforma del processo penale, sì. Per cui diciamo siamo proprio nel vivo della discussione, e se la Lega, che fa parte di questa maggioranza dopo la chiamata di Mattarella, ha da fare delle proposte, è in quella sede che può fare in Parlamento, dice lei, perché farle con i referendum? Esatto. Chiaro, mi sembra chiaro. Allora, scusatemi, in tutto questo, Alessandra, ma gli italiani quindi sono più tranquilli sul fronte vaccinale o ancora sono preoccupati per qualcosa? Ma allora, è un po' come è successo con il virus. Il piano vaccinale ha un buon successo e il generale Figliuolo rileva una fiducia del 49%. Questo perché nella prima ondata del virus, un anno fa, il virus per noi era lontano, capitava, sentivamo di persone, ma erano molto lontano da noi. Da settembre in poi ci ha coinvolto per familiari, noi stessi, conoscenti, e abbiamo toccato con mano. Così è stato coi vaccini. Fino all'inizio di quest'anno vedevamo le persone che erano vaccinate molto lontane, vedevamo personaggi famosi, vedevamo presidenti di regione, vedevamo altre situazioni. Adesso invece abbiamo in casa un parente vaccinato, un amico, conosciamo qualcuno, i nostri genitori, e questo fa sì che si introduce una fiducia proprio per contatto di posizione, cioè vuol dire anche io sarò vaccinato, anche io potrò avere questo vaccino. La cosa che dici sempre, no? Passare dagli annunci a vedere, un po' come i soldi, la storia dei soldi, no? La fetta, sì. La fetta che arriva pure a me, ogni tanto se mi arriva vicino, ma quello che esiste. Capiterà anche a noi. No, infatti, a breve, tra l'altro il Lazio, devo dire che veramente stiamo andando molto, molto rapidamente. Quindi anche qua... noi in Lombardia, qua adesso tra poco. Eh sì, avete fatto un bello scatto d'orgoglio in Lombardia, devo dire. L'altra volta è venuto qua a Bertolaso a raccontarmi 110.000 vaccini al giorno, che è veramente una cifra
non da poco. Scusatemi, però oggi Repubblica fa un pezzo che mi ha molto colpito. 3 milioni di over 70 che sfuggono al vaccino e 6 sessantenni su 10 che non sono ancora vaccinati. E questo perché? Perché ci sarebbero circa 6 milioni di persone che ancora non la prima dose, perché non vengono proprio rintracciati, non vengono trovati in qualche modo. Noi siamo andati in Sardegna, dove sapete la situazione non è delle migliori sul fronte vaccinale, e vi raccontiamo una storia che ci ha veramente molto molto colpito. Guardate. Io lo voglio che vengano a fare il vaccino, voglio quello. Adesso sono preoccupata perché viene l'ambulante qui e non è vaccinata ancora. Ho paura, ho paura. Sebastiana, 90 anni, ha paura per suo marito. Salvatore Angelo soffre di diverse patologie, di anni ne ha 94. Eppure in questo paese della Sardegna, Sarule, nessuno ha contattato i pazienti fragili allettati per la vaccinazione anti-Covid. Siamo ancora in alto mare. Ad oggi non sappiamo esattamente quando e come saranno vaccinati i nostri pazienti che sono allettati o che per un qualunque motivo sono impossibilitati ad uscire di casa. Sarule è un comune di 1700 abitanti senza il medico di famiglia. Qui sono più di 60 soggetti ultrafragili che attendono risposte, proprio come Salvatore Angelo. Così il figlio Gonario non nasconde la sua rabbia. Ha 94 anni, ha mille problemi, ha problemi cardiaci. Non sto facendo entrare nessuno a casa. Mi dicano qualcosa. E il vaccino non si vede. Neanche di striscio. In Sardegna la campagna vaccinale non decolla, in questa fase la mancanza di dosi non c'entra. I medici di famiglia devono fare di più, sono 1240, se ogni medico fa 10 vaccini, sono 12.400 vaccini al giorno, il nostro target, ne abbiamo coinvolti in tutti i modi, i medici di base non aderiscono, a oggi neanche 200 medici su 1200 hanno vaccinato pazienti fragili a casa. Mentre le vaccinazioni ai soggetti vulnerabili vanno a rilento, la procura di Cagliari apre un'inchiesta sui furbetti. Numerose dosi sarebbero state inoculate a persone non rientranti tra le categorie prioritarie. Nella porta del suo ufficio campeggia la scritta medico. Vuol fare addirittura il medico di base? Cercare lei i nominativi dei soggetti fragili? Tanto non ho altre speranze che non provare a fare io. Chiedo tutti i giorni a mio figlio se stanno concludendo qualcosa. Allora, cosa viene fuori da questa storia? No, in alcuni casi non è il vecchietto che deve cercare il vaccino, ma è lo Stato che deve cercare il vecchietto. E questo è il vero tema, perché in quelle condizioni lì bisogna andarle a trovare quelle persone. E questo penso sia ancora molto complicato. Che dici, Pietro Senaldi? Beh, che c'è un problema di welfare e purtroppo non riesce a raggiungere tutti. È un problema di organizzazione. Credo che sia anche un problema regionale, la Sardegna sta avendo un po' di problemi in questo, è una mancanza. Vediamoli un po' i dati, ecco, perché giustamente Pietro li ha evocati, fatemeli vedere un momento, guardate qua la differenza, no? Per esempio il Veneto 96% prima dose, in Sicilia siamo al 63%, in Sardegna 74%, in Calabria 63%, c'è una bella differenza e questo sapete bene che non va bene, perché non è che tu in base a dove sei nato ti vaccini o non ti vaccini, no? Scusami Piero, ti ho interrotto. Beh, però che, insomma, che l'Italia sia molto diversa come efficienza delle amministrazioni mi sembra un problema decennale, diciamo così. Da che ci sono le regioni, ci sono regioni che funzionano meglio e regioni che funzionano peggio. Cioè, la disomogeneità del territorio è uno dei grandi problemi dell'Italia. Non a caso c'è un ministero per il Mezzogiorno e via discorrendo. Sì. Senta Morani, non è che in questo grande scatto per i vaccini lasciamo indietro qualcuno, ci dimentichiamo di andarlo a prendere? Ma guardi, il filmato della Sardegna è veramente sconcertante, per cui io mi auguro che la Regione provveda immediatamente, se non lo farà la Regione che lo faccia il generale Figliuolo, perché Figliuolo sta facendo un buon lavoro, ci saranno subito, insomma, ha annunciato le vaccinazioni anche per i cinquantenni. Io registro, ad esempio, nella mia regione, le Marche,
un'anomalia, e cioè io conosco persone che nel Lazio che hanno 55 anni, che la prossima settimana si vaccineranno, mia madre ne ha 64 e stiamo nelle Marche, non ha avuto neppure la possibilità di prenotarsi per il vaccino, per cui c'è necessità di avere una omogeneità nelle vaccinazioni in Italia, perché se anche vogliamo parlare di stagioni turistiche, questo farà la differenza. E come no, hai voglia se la fa. Hai voglia? Ieri mi sono collegata con la Grecia, con Mykonos, con un ristoratore italiano di 56 anni che sarà già, che si vaccina la settimana prossima. Insomma, Morani, ma io le posso fare una domanda che non si fa mai una signora? Mi dica. Quanti anni ha? 45, c'è scritto dappertutto, non ne ho. Ecco, no, ma lo dico perché, lei ha fatto un'intervista, che abbiamo già parlato, molto forte ai miei occhi, in cui ha detto che sarà già vaccinata perché è fragile, perché ha avuto un problema molto serio di salute. Ecco, ora le presento un signore che si chiama Fabrizio Murgia, che ci parla da Assemini. Si chiama Assemini, Fabrizio? Sì, si chiama Assemini, in provincia di Cagliari. Ciao. A 10 chilometri all'incirca. Ben trovato Fabrizio, ecco perché appunto. Grazie. Perché si è riuscito a vaccinare la Morani? Perché i fragili hanno una corsia preferenziale, cosa sacrosanta. Io ho fatto delle grandi battaglie, ve lo ricorderete, per una serie di patologie che non erano state incluse, invece è sacrosanto. Ebbene, anche Fabrizio Murgia, che invece ha 50 anni, giusto Fabrizio? Sì, sì. Ecco, tu invece non riesci ad essere vaccinato e ci hai detto sono finito in un limbo, ci spieghi bene la faccenda? Sì, innanzitutto non riguarda solo me, ma riguarda tutta una serie di casistiche che sono difficilmente raggruppabili in Sardegna, perché c'è stato quello che apparentemente è uno scorporo dei codici fiscali delle persone che hanno un'esenzione, sono stati tolti, hanno perso la priorità anagrafica. Allora, scusa, e sono stati... cioè tu, perché è una patologia, è un codice particolare, questa cosa fa sì che sì. Il fatto che tu hai 50 anni non vuol dire nulla, perché quando si arriverà al turno dei 50 anni tu comunque non ci sarai perché sei da un'altra parte, e però da quest'altra parte perché non ti hanno vaccinato? A me questo mi è sfuggito. Perché comunque si dovrebbe essere vaccinati in reparti ospedalieri che hanno da portare avanti le loro attività, e quindi i numeri di vaccini che possono fare i reparti ospedalieri, se non vengono potenziati, sono molto bassi. Ma ci sono problemi a monte nella costruzione dei dati, perché non tutti gli esenti hanno un reparto di riferimento. Ci sono molte persone che sono curate fuori dalla Sardegna, oppure che hanno patologie che non vengono ritenute gravissime. Scusami Fabrizio, posso farmi i fatti tuoi? Tu che patologie hai? Allora, io sono un emoglobinopatico, e un'altra particolarità degli emoglobinopatici, ma non solo loro, è che non compaiono più nelle raccomandazioni ad interim stilate dalla Regione Sardegna. Cioè, è una malattia del sangue, giusto? Ma non a livello regionale. L'emoglobina è una malattia del sangue, giusto? Sì, sì, è una malattia del sangue, è una malattia che riguarda l'emoglobina. Ok, e tu vieni curato normalmente in Sardegna, un medico di riferimento, perché queste cose normalmente uno alza un telefono, chiama una ASL, un medico, si fa da una mano. Allora, sì, ci sono dei punti di contatto. I reparti, vista la situazione sanitaria che stiamo vivendo, sono in difficoltà per rispondere alle chiamate. E esternamente i numeri che sono stati messi a disposizione sono subissati di chiamate, quindi si passano ore e ore e ore per cercare di entrare in contatto, e talvolta quando si entra in contatto non si hanno risposte nel merito, non si hanno soluzioni. Inoltre non si ottengono risposte alle mail e neanche alla posta elettronica certificata, a qualsiasi livello. Scusa, Fabrizio, facciamo una piccola parentesi in più, perché tu hai anche una figlia che non sta bene, giusto? Sì. Di cui tu sei il caregiver. Esatto, sì. Io sono caregiver anche, certo, e sono caregiver sia di un genitore anziano in condizioni di disabilità grave, che di una figlia under 16 che non può essere vaccinata, che ha una patologia che la mette in condizioni di fragilità. Quindi io dovrei essere vaccinato anche per questo, secondo le priorità. E nemmeno fra i caregiver sei rientrato? No, perché essendo il mio genitore già vaccinato ed essendo mia figlia non vaccinabile, io non ho accesso, perché hanno accesso i caregiver quando possono accompagnare la persona che deve essere vaccinata. Allora, in quel caso sì.
Però altrimenti no, e non c'è possibilità di segnalare. La cosa più clamorosa è che non ci sono modalità di segnalare. Io qui volevo arrivare. A parte che faccio un appello a Solinas, contatteremo anche noi la regione a darci una mano, perché come ha detto Fabrizio non è un caso che riguarda solo lui. Ma soprattutto, lo voglio dire anche alla Ghisleri, no? A proposito poi di come le cose sono sempre più complicate di quello che sembra. Ci sono i grandi hub vaccinali che vanno su numeri importanti, lo sappiamo bene. Poi attorno a questo però c'è tutta una serie di situazioni un po' differenti e che non trovano nessun luogo dove poter almeno andare a porre il problema, cioè vengono in televisione, a me questo mi colpisce tanto. Io amo fare questo mestiere anche per dare una mano, ma quando la televisione arriva prima delle istituzioni c'è qualcosa che non quadra, lo penso da sempre. Alessandra? Vengono in televisione perché ci sono delle sacche di vuoto di un po' legate a quello che è il tema della burocrazia. E l'altro vero tema è il fatto del presidio territoriale. Io credo che anche gli italiani lo hanno valutato, è importantissimo, e questa pandemia ci ha insegnato che ognuno di noi deve avere qualcuno da chiamare e non devi essere nessuno di importante per non poterci accedere, e quindi basta avere un numero di telefono e avere l'aiuto. E questa è la cosa grave che è successo anche in Lombardia, in Piemonte, in Veneto, perché adesso abbiamo un grande sviluppo. Io ho una dipendente che ha appena compiuto 50 anni, che siccome ha una patologia è stata vaccinata, però voglio dire, chissà che cosa sarebbe successo se magari non abitava in una regione che ha cambiato il passo, oppure che ha trovato anche l'accoglimento. Quindi è questa diversità che non va bene, e i cittadini la sentono tutta. Ecco perché la politica viene giudicata non benissimo, perché evidentemente è come se ci fossero dei privilegi e poi delle persone che non riescono neanche ad accedere ai servizi base. È proprio così. Scusatemi, in tutto questo c'è un'altra grande questione che voglio aprire. Tutta la settimana che noi abbiamo raccontato, come sapete, qui in diretta, le proteste, l'irriducibile delle proteste, quelle che sentono ancora oggi, nonostante le riaperture, nonostante i ristori che dovrebbero arrivare a breve, ma loro dicono breve quando, a me mi servono oggi. E quindi abbiamo fatto molti collegamenti, anche ieri da Piazza del Popolo, con quelli di Io Apro. Vi ricordate, è stata una scena abbastanza incredibile, è stato un signore che è quasi scoppiato in lacrime, insomma. Momenti difficili, ieri sono arrivati anche sotto Palazzo Chigi. Vediamo il pezzo che presenta una persona, perché ci sono alcuni mondi, anche sul fronte economico, che sono invisibili. Guardate. Aprite! Aprite! Dovete aprire le vostre attività! Dovete tornare a lavorare! Perché tanto questo Stato non vi darà mai nulla! Ci vengono a prendere per il culo, ristoro di qua, le 10 di sera, le 11 di sera, avete rotto i coglioni, hanno rotto le palle! Non è vero, non stiamo riaprendo, non possiamo riaprire con un coprifuoco! Il popolo dei ristoratori, partite IVA, fieristi, proprietari di palestre, bar, torna in piazza a Roma contro il coprifuoco e il divieto di riapertura totale. Noi siamo i lavoratori, noi siamo il popolo italiano! Noi in Sicilia ancora alle 9 di sera le persone sono a mare, ancora si stanno facendo il bagno, e loro alle 22 ci devono fare chiudere. Ma chi ste su pazze? Ma questa volta la piazza non si riempie e la rabbia esplode anche nei confronti di chi si è accontentato, come dicono, delle briciole. Tutti a lamentarsi, tutti leoni da tastiera! Ma voi dove siete voi in questo momento? Un appello a tutti i ristoratori. Vi accorgerete, la vostra assenza oggi è molto grave, perché sembra che così i politici dicono, vedi, gli abbiamo dato le briciole e loro si sono calmati. Draghi è stato molto bravo a dare una data delle riaperture e ha smorzato un po' gli animi bollenti. Devo fargli elogi a Draghi e a chi gestisce la comunicazione. E anche la sera a Fiumicino la protesta organizzata in piazza con tavoli, spettacoli e musica finisce prima del previsto. Iniziano a ballare, ma appena le forze dell'ordine li fermano la piazza si sfolla. A sforare il coprifuoco delle 22 restano solo in pochissimi. Difendete noi, perché siamo noi quelli attaccati, non è lo Stato attaccato, perché noi non stiamo attaccando lo Stato, noi stiamo difendendo il nostro diritto di tornare a lavorare. Allora, questa qui è la rabbia. Pietro, cosa pensi? Perché anche lì, no, insomma, i passi avanti ci sono, ma ci sono tante persone che hanno la sensazione di non essere visti e soprattutto di non avere più soldi. Poi c'è questo elemento che io ho toccato con mano in questi giorni. Quando sono finiti i soldi, sono finiti i soldi, sono poche chiacchiere, no?
Ma penso che adesso, appena sarà possibile, la gente, queste categorie torneranno a lavorare a schiena bassa e proveranno a rimettere in pezzi, a ricostruire i pezzi della loro vita. Ma penso che questa è veramente una ferita che rimarrà dentro e che spaccherà il paese e che queste persone si porteranno dietro per tutta la vita. La sensazione di essere abbandonati, la sensazione che ci sia una Italia di serie B, un'Italia dei protetti e un'Italia invece che deve arrangiarsi quando arriva l'emergenza, quasi oserei dire un razzismo delle chiusure, per cui se hai un negozio di vestiti chiudi, se hai una profumeria resti aperto. Ecco, io credo che questa le persone se le porteranno dietro per tutta la vita, ovviamente. Allora, e questa dividerà il paese per anni. Io volevo arrivare più che destra e sinistra. Là volevo arrivare anche con la più Morani. Più che destra e sinistra. Perché la cosa che dicono queste persone sono: non siamo visti, le partite IVA, i codici Ateco, non ci vede nessuno, ci hanno mollato tutti. E questa cosa qui provo con una rabbia molto, molto sorda, no? E poi, sinceramente, Morani, lei lo sa, è un sacco di tempo che glielo dico, sia col governo Conte e col governo Draghi, i soldi pochi e male. Chi ha sbagliato? Ma i soldi pochi e male dipende, insomma, dalla tipologia di attività. Abbiamo fatto, diciamo, il massimo e quello che era possibile, quello che è possibile rispetto anche a dei ristori che comunque non saranno mai sufficienti rispetto alle perdite che alcune categorie hanno purtroppo accumulato. Non più tardi di ieri ho fatto una videoconferenza con delle rappresentanze dei centri commerciali che ci stanno chiedendo, esatto, di poter riaprire. Noi durante che fine abbiamo fatto, durante il weekend. Si chiedono loro, certo, è vero. Quindi stiamo cercando, insomma, sempre con il faro del rigore e del buon senso, di dare una mano anche a queste categorie produttive, perché se ci pensiamo sono anche delle attività che hanno una altissima densità di occupazione, per cui ci stiamo diciamo applicando al massimo. Io voglio iscrivermi a quella percentuale che ci ha dato prima la Ghisleri di coloro che vogliono eliminare il coprifuoco, perché questa, diciamo, divisione tra aperturisti e chiusuristi mi convince poco, ve lo dice chi ha fatto parte di un governo che l'anno scorso ha riaperto tutte le attività, per cui la nostra volontà è quella di riuscire a riaprire per non chiudere più e farlo in sicurezza attraverso, appunto, il supporto della scienza, che ci dirà, sulla base dei dati delle vaccinazioni, dei contagi, quando e come poter fare queste riaperture. Certamente a metà maggio è stato annunciato ci sarà un tagliando delle misure. Io mi auguro che non c'è divisione nella maggioranza su questo, dice la Morani, nonostante Salvini tutti i giorni dica che migliori ce ne sono. Devo arrivare a una persona adesso, si chiama Flavio, perché l'altro giorno io stessa ho scoperto in maniera un po' casuale che c'è ancora un altro mondo a parte, perché abbiamo parlato pochissimo, sono i bar nelle scuole. L'altro giorno ero collegata con un ristoratore da una piazza romana che mi ha detto: io voglio parlare dei miei colleghi che hanno i bar nelle scuole, perché loro sono chiusi da sempre e nessuno ha pensato a loro. Ebbene, abbiamo cominciato a cercarli e abbiamo trovato Flavio, che ci ha raccontato esattamente questo. Lui gestisce con le figlie il bar dell'Istituto Tecnico Superiore Dal Masso di Pianezza, in provincia di Torino, e ci dice: a me praticamente mi hanno dimenticato. Ciao Flavio, ben trovato. Grazie dell'opportunità, Mirta, un saluto a tutti voi, redazione, e tutti i vostri ospiti. Allora Flavio, raccontami un momento, cos'è successo nel bar delle scuole? Siete stati chiusi tantissimo, giusto? Proverò a spiegare pacatamente a chi ci ascolta chi siamo innanzitutto. Vale a dire, noi siamo appunto i cosiddetti bar nelle scuole. E quando dico siamo, faccio appunto riferimento alle mie due figlie che sono le dirette interessate, ma non solo, anche alle migliaia di microimprese, sostanzialmente in grandissima parte familiari. Sono 8.000, abbiamo fatto i conti, sono circa 8.000 scuole con il bar, quindi sono tanti bar. Esattamente, glielo confermo.
8.000 microimprese che chiaramente vogliono dire dai 2-3 addetti se non di più. Ma provi a dirci, Flavio, le particolarità di questa impresa, perché state nelle scuole, quindi aprite e chiudete insieme alle scuole. Per esempio, faccio un esempio, adesso che i bar apriranno, voi chiudete perché la scuola finisce o no? Esattamente questo, Mirta, cioè quello che effettivamente anche i suoi ospiti hanno appena accennato prima, le riaperture, la chiusura dei coprifuochi, il ritornare praticamente a una pseudo normalità, per noi non esiste, letteralmente non esiste. Noi siamo abbinati a due chiusure. Noi abbiamo sopportato fino adesso la chiusura dei bar cosiddetti e dei ristoranti, siamo stati uniformati a loro per i codici Ateco evidentemente. E però sei collegato alle chiusure delle scuole, tu, è il MIUR che decide per te, immagino. Bravissima. Noi fra 3 settimane avremo le scuole, che peraltro oggi sono in DAD, avremo le scuole chiuse e noi con ogni probabilità, sperando che le cose qua vadano per il meglio, riapriremo a metà settembre. Vale a dire un anno e mezzo dopo l'inizio della pandemia. Ti posso fare una domanda, Flavio? Quanto avete perso nel 2020 voi? L'85% del nostro fatturato, l'altro 15% è rappresentato dal primo mese e mezzo del 2020 prima dell'avvento del Covid. Scusami Flavio, e quanti ristori hai avuto? Questo, le risponderò molto volentieri a questo. Resta il fatto che la base di partenza, ripeto, sono stati ad oggi, fino a ieri, diciamo così, i codici Ateco. I codici Ateco ci hanno fortemente penalizzato, perché le nostre quando il 18 maggio il decreto liquidità, badate bene, ha riaperto a tutte quelle che sono i ristoranti e i bar e per tutta l'estate hanno lavorato, per noi il 18 di maggio ha continuato a significare chiusura, certo. Chiusura totale. E tu hai lavorato un mese e mezzo in tutto sostanzialmente? Nel 2020 sì, e abbiamo poi riaperto attorno a metà settembre con l'apertura del nuovo anno scolastico per circa un mese, dopodiché ci hanno richiuso a partire dal 12 di ottobre. Quindi scusa per capirci, il primo punto che tu stai dicendo è il codice Ateco per noi non funziona, siamo un'altra cosa, tenete presente che siamo un'altra cosa, primo punto. Non solo Mirta, non funziona, non solo il codice Ateco non funzionano. Non funziona nemmeno la nuova versione, diciamo così, di sostegni che sono stati introdotti, perché questi sostegni, che peraltro l'Agenzia delle Entrate si è premurata, per carità, a farci avere dopo una ventina di giorni da quando è stata fatta la nuova domanda, e su questo poi mi voglio soffermare un attimo, in realtà l'emanazione del decreto ha richiesto oltre 3 mesi di gestazione. Come no, ce ne siamo accorti, Flavio. Cioè non esiste solo il problema dell'Agenzia delle Entrate, che comunque peraltro si è data da fare in questo caso. Allora, guardate, posso dirvi una cosa? Dimmi. Una cosa vorrei dire sull'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate, come senz'altro voi sapete, e lo sapranno senz'altro i politici che sono oggi ad ascoltarmi, utilizza, diciamo, per quanto ci riguarda, la cosiddetta scontrinazione elettronica a partire dal luglio del 2019. Questo significa dire che loro conoscono a menadito, esatto. Bravo. Che è la nostra situazione di ho capito benissimo, cioè non c'è bisogno di fare grandi domande, tutto... basta vedere. Mi è chiaro, Flavio, scusami, ma devo andare in pubblicità, anche perché appunto ha detto in maniera veramente molto pacata e molto ragionevole, ma ha detto sostanzialmente io sono un fantasma, come dicono ormai tante persone, fra pochissimo. Mambo italiano. Ragazza semplice, solare. Siamo rimasti veramente scioccati.
Questo è il primo stabilimento dove Luana D'Orazio ha lavorato, a pochi passi dall'orditura in cui è morta martedì mattina, inghiottita dal macchinario. Ha lavorato un anno e mezzo qui con noi, stava le donne a mettere le rocche all'orditoio, si impegnava molto, voleva imparare. Né i colleghi né i due indagati, la titolare dell'impresa e il manutentore, questi ultimi sentiti tramite gli avvocati, rispondono alle nostre domande. Sarà l'inchiesta a chiarire perché la grata protettiva fosse sollevata e perché la fotocellula non abbia fermato l'orditoio. Con la saracinesca abbassata, l'operatore non ha la minima possibilità di toccare la tela. Per capire come avrebbe dovuto funzionare, siamo andati in un'azienda vicina che usa gli stessi macchinari. Può capitare un oggetto che cade, la macchina si ferma. Il subo sta girando, se cade il sacchetto si ferma. Oltre alla sbarra c'è anche la fotocellula che ti legge il piede, diciamo, la macchina si blocca. Molto probabilmente qualcosa non ha funzionato. So soltanto che è un dramma sia per la famiglia che per tutti. Noi siamo rimasti scioccati noi proprio, perché abbiamo gli stessi macchinari. Che fosse un malfunzionamento, una manomissione, a farlo non può essere stata Luana. Oramai le sicurezze sono fatte in modo che ci vuole un tecnico per isolare la sicurezza dalla macchina, per bypassare la sicurezza. Non basta uno che mentre è a lavorare sposta qualcosa. Nel più grande distretto tessile d'Italia le anomalie sono tutt'altro che rare. Nel tessile abbiamo trovato un 69% nell'ultimo anno di irregolarità riferite a carenze nei macchinari. Abbiamo avuto anche casi di attestati di formazione fasulli. Ma c'è un'altra possibilità. In un terzo stabilimento alla periferia di Prato ci spiegano che in alcuni casi le precauzioni vengono messe da parte per garantire qualità. Comunque c'era, diciamo, una frase che è quella di credo di passare il cancello e stare dalla parte di là. C'è a volte su determinati articoli magari c'è proprio una sensazione di toccare con le mani per capire se c'è qualche cosa che non va. C'è un problema di cultura della sicurezza. In una parte di Prato siamo nel 2021, in un'altra probabilmente siamo sempre nel 1980. Allora, questa è ancora un'altra questione, no? La questione di Luana, che ci ha raccontato ancora un altro mondo. È venuto da me quella mattina Landini, lo dico a tutti e tre, dicendomi, appena riparte il lavoro, ripartono anche i morti sul lavoro, che è una cosa abbastanza impressionante di questo paese. Che ci racconta questa storia? Senaldi, Ghisleri e Morani? Sì, ma insomma io non mi è piaciuta molto la frase di Landini. È una tragedia. Ci sarà, immagino, una inchiesta della magistratura che stabilirà se l'azienda non ha rispettato le regole o se è stata una fatalità. Certamente le morti sul lavoro esistono, purtroppo mi sembra addirittura ce ne sia una al giorno, questa colpisce moltissimo perché era... aveva 22 anni, un bambino di 5, Luana. Piccolo. È una cosa che grida vendetta a Dio. Però io cioè bisognerebbe veramente conoscere la fabbrica, conoscere i fatti. No, ma io sono d'accordo con te, infatti non voglio entrare nel caso Luana, però probabilmente Landini la conosce meglio di me, ci la vicenda. Tre morti sul lavoro al giorno, insomma, dobbiamo darci una mossa, secondo me, al di là del caso singolo. Ma no, assolutamente, però ecco, bisogna anche dire che è un fenomeno che, diciamo così, è in lento ma progressivo diminuzione, cioè le condizioni del lavoro in Italia, è vero che è stato detto questa ragazza è morta come negli anni 50, però rispetto agli anni 50 la sicurezza del lavoro è, insomma, direi che in Italia è molto molto posso migliorata. Posso fare una domanda adesso, a lei, Morano, a proposito di sinistra? Noi giornalisti, sai, facciamo un lavoro non rischioso. A proposito di sinistra, no, diceva la Morani, i diritti civili sono molto importanti, ma i diritti sul lavoro forse anche quelli dobbiamo un po' rimessi al centro del dibattito, no?
Sì, non c'è dubbio. Proprio questa mattina il senatore Dario Parrini, che è del PD e presidente della prima commissione al Senato, ha scritto alla presidente Casellati per accelerare la costituzione della commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, perché non si può morire per lavorare ed è inaccettabile non solo per Luana Dorazio, ma anche per Cristian Martinelli, per Maurizio Gritti, che sono solo in ordine di tempo le ultime 3 vittime sul lavoro. Per cui riteniamo che occorra fare un grande investimento non solo nella cultura della sicurezza, ma occorre anche fare, come dire, una indagine parlamentare su quello che è la reale situazione delle nostre attività. Dopodiché credo che serva da parte di tutti un grande senso di responsabilità anche nel trattare i singoli casi che ovviamente sono allora devo ad oggetto correre in pubblicità. Sta arrivando anche per gli ASCO, dobbiamo parlare di AstraZeneca, di quelli che non vogliono farsi il vaccino, molto altro ancora, rimanete con noi. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Allora, 12 in punto, è arrivata Caterina Bizzarri per le ultime notizie. Buongiorno Caterina, vedo già pronto il professor Pregliasco, sto arrivando da lui perché ormai si è messo a fare le vaccinazioni, professor. Da una mano il professor Pregliasco. Va bene, adesso arrivo, professore. Caterina, prego. Buongiorno Mirta, dunque oggi il monitoraggio della cabina di regia, nessuna regione sarebbe a rischio alto, anche se l'RT sale di poco da 0,85 a 0,89, comunque l'incidenza sarebbe ancora in discesa. Dalle regioni comunque arriva la richiesta di rivedere l'indicatore e la possibilità che una persona possa essere vaccinata e ricevere la seconda dose anche nei luoghi di vacanza. Parleremo della questione dei brevetti. E poi c'è il rapporto di Save the Children. Nel 2020, l'anno della pandemia, sarebbero state 249.000 le donne che hanno perso il lavoro. Quasi 100.000 erano mamme di bambini piccoli. A Prato intanto lo sciopero generale per ricordare la Luana Dorazio, morta in una fabbrica tessile a Prato. E poi vedremo le immagini che arrivano dal Rio de Janeiro di una imponente operazione di polizia contro sospetti narcos. Ci sarebbero 25 vittime. E ci vediamo alle 13.30 per i titoli del telegiornale. Voglio rassicurarvi che Caterina non ci sta parlando da un altro fuso orario con la notte, solo un po' buio lo studio, perché c'è un'aria molto serale, diciamo, lì da te, Caterina. Sì, è un po', ecco, lo vedo. Va bene, ci vediamo più tardi alle 13.30. Accendete la luce più tardi. Allora, Pregliasco, eccoci qua. La foto di Pregliasco voglio, ragazzi. Dov'è la foto di Pregliasco che vaccina? Ah, fatemelo vedere. Si è messo a fare io. Pregliasco, quanti ne ha fatti? Eccolo. Pregliasco, sta dando una mano a Figliuolo, l'ha chiamata ieri. Figliuolo. L'ha chiamata Figliuolo, sì, ieri una quindicina, ma non è la prima volta. Qui l'abbiamo fatto nel lab del parco di Novegro vicino a Linate, che è del gruppo San Donato e che diciamo è un grande centro di hub, ma ormai direi sperimentato. Allora, però la cosa anche che mi ha colpito è che lei ha cercato di convincere un signore a farsi AstraZeneca e nemmeno Pregliasco c'è riuscito, pensate un po'. Da te, pubblicità da te. Adesso ci racconta pubblicità, torniamo subito. Mambo Eccoci qua, professor Pregliasco, stavamo dicendo che lei va a fare i vaccini in questo hub e si trova davanti un signore, ho capito bene, sessantenne, che si rifiuta di fare AstraZeneca, ma lei non demorde, giusto? Ho provato, davvero, siamo rimasti a parlare un po' e ho visto veramente, ed era una constatazione anche della collega che era a fianco a me, aveva degli occhi sbarrati nel momento in cui gli è stato detto che per le sue caratteristiche era destinato ad avere AstraZeneca. Era veramente, come dire, confuso e anche dispiaciuto, disperato, questo che mi ha veramente colpito. Cioè, mi arriva finalmente il vaccino, invece di beccarmi il vaccino lì, buono, seduto, mi becco quello cattivo. Era esatto, deve farsi. Ma sapessi a me che non sono un medico come lei, però ormai vi frequento parecchio, le telefonate che mi arrivano di amici e parenti, per dire, ma che faccio, mi devo fare AstraZeneca, me lo faccio, io dico tutti i vaccini, vanno fatti tutti i vaccini, ogni vaccino è una manna dal cielo, però non passa questa cosa, perché secondo lei?
ormai è la comunicazione, una comunicazione così sbagliata anche a livello internazionale, che quindi dimostra come dire, sembra non esserci un'indicazione scientifica. In realtà è una conseguenza di informazioni che stanno susseguendo molto e che contraddittorie, molto contraddittorie. Però contraddittorie. Questo è stato l'elemento micidiale. Non mi stupisce che verso i vaccini, perché l'ho sempre visto, mi occupo appunto di sviluppo di vaccini da sempre, e l'approccio ai problemi degli eventi avversi della vaccinazione sono sempre, diciamo, amplificati. Il problema vaccinazione contro il morbillo autismo è, come dire, un elemento che si è inserito in uno studio scientifico falsificato, ma che da lì, da anni, si sta trascinando e rimane nell'immaginario. No, bravo, perché io lì volevo arrivare, professore, perché ci sono ovviamente i casi, quelli che non vogliono fare AstraZeneca, anche perché confusi dalle notizie, e però ci sono anche quelli che il vaccino non vogliono proprio farselo, che è un'altra categoria, per me incredibile, perché io da mesi ho la sensazione che quella è veramente la nostra grande via di uscita, unica e fondamentale, eppure ancora nel nostro paese sono persone che sono sostanzialmente novax. Andiamo in Friuli, perché lì ce ne sono parecchi. Servono i vaccini, servono un'organizzazione, ma servono le persone che aderiscano. L'appello che ho fatto è che chi può si iscrivano e procedano a fare il vaccino. Should I stay or should I go? E allarme vaccini in Friuli, Venezia e Giulia. Le dosi ci sono, mancano però le persone, nonostante le aperture delle agende vaccinali. Questo è un problema strutturale che il Friuli Venezia Giulia ha, c'è una diffidenza nei confronti della vaccinazione. Noi abbiamo organizzato una potenza di fuoco di vaccinazione che supera le 10.000 unità giornaliere. È chiaro che noi ci aspettiamo da parte della popolazione una adesione importante che faccia anche superare le quote. Noi nella quota 60-70 non abbiamo neanche raggiunto il 65%. Nell'ultima adesione degli under 60 con patologie, a ieri sera la prenotazione era di 20.000 persone su una platea di 80.000. L'azienda sanitaria Giuliano Isontina ha addirittura posti liberi già questo weekend. Venerdì, sabato, domenica, ancora circa 2.000 posti liberi prenotabili. Chiedere a chi non si fosse ancora prenotato di cogliere l'occasione. A pesare sono state le difficoltà di AstraZeneca. Quello che è successo nelle settimane, mese scorso, con AstraZeneca ha creato un po' di dubbio, un po' di confusione, un po' di timore. Chi si presenta al vaccino poi non si tira indietro. La componente medica cura molto questo aspetto. Chi non si sta prenotando è fermato da dubbi e dalle tante informazioni contrastanti. Perché sinceramente ho delle riserve, visto un po' tutto quello che è successo, e c'è un po' di confusione. Questo sì, perché le informazioni che arrivano sono contraddittorie. Tante paure, perché secondo me il discorso non è chiaro, non abbiamo capito come funzionano questi vaccini, il 50%, l'80%. Cioè, quanto un anno dura questo vaccino? Allora, eccoci qua, ancora troppi dubbi a mio parere. Tra l'altro adesso le presento una persona, professor Pedro, perché lei ha fatto quello che poteva, diciamo, durante una vaccinazione. Noi abbiamo scoperto che c'è un medico che si chiama Giuseppe Grasso, insomma, io lo chiamerei quasi un cacciatore di Novax, però lui fa il medico di base, in effetti. Lui va a scovare chi non vuol farsi il vaccino e c'è proprio un metodo quasi scientifico. Dottore, ben trovato, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Che bei saluto baffi. Saluto anche il professor Pagliasco, che conosco bene. Conosce bene il professor Pagliasco. Sì, sì, lo conosco. È un piacere, davvero. Allora, mi racconta. Tanti anni fa facevamo delle trasmissioni insieme. Che facevate? Vero, cos'è? Una carrambata questa? Che facevate? Rete Roma, una trasmissione privata, piccola, di Roma. Ti ricordi, Fabrizio? Assolutamente sì, un piacere. È stato veramente Pirco. Importante. Una comunicazione della Federazione Italiana dei Medici Medicina Generale, sono veramente presenti sul territorio, no? I medici di famiglia sono fondamentali. Allora, ci racconta un attimo questa storia di come lei fa a cacciare i Novax e in qualche modo a trovarli, a scovarli, ma anche a provare a convincerli, perché c'è proprio un metodo. Ma guardi, il metodo non è scientifico, però lei deve sapere che noi i nostri pazienti li conosciamo bene, li conosciamo alcuni da decenni, quindi conosciamo tutti i loro punti deboli. Se io ho un paziente che ad esempio ha dei suoi abitudini, non so, andare a teatro, andare allo stadio, io posso dire a questo paziente: se tu vuoi andare allo stadio, io ci posso andare che sono vaccinato, tu no, perché non sei vaccinato.
oppure se questo paziente magari anziano ha dei nipoti che vuole vedere e lui sa che non lo può fare a causa della mancata vaccinazione. Guardi che in genere basta poco, basta conoscere il paziente e basta conoscere qual è il punto debole, e noi lo sappiamo. Allora, mi sembra molto interessante, è un metodo del tutto empirico, però invece di fare grandi spiegazioni scientifiche, lei gli dice guarda che tu ti migliora la vita, caro mio, che è vero peraltro, verissimo. Non solo, ma io dico, caro Giovanni, io ti ho fatto per 10 anni il vaccino antinfluenzale, ti fidi di me? Hai mai avuto problemi? Perché non ti devi fidare di questo, che è molto più pericoloso e ci porta alla morte? Perché non ti devi fidare? Non dare retta alle cose che senti in televisione. Scusi, Grasso, però a questo punto mi sono appassionata. Mi dica una cosa, ma quanti ne convince? Facciamo una percentuale, quanti ne convince sugli scettici? Guardi, al momento penso di avere delle percentuali altissime. Non ho fatto una statistica, ma penso quasi tutti. Ah, quasi tutti. Ammazza, ma che bravo. Professor Pregliasco, 1-0 per Grasso, perché lei non l'ha convinto il 62enne. Assolutamente. Però c'è la forza del medico di famiglia, della vicinanza. Quello che mette in evidenza il collega è proprio questo, l'importanza della conoscenza su tanti ambiti, ma soprattutto su questo della prevenzione del ruolo del medico di famiglia. Scusi, ma dottor Grasso, mi dica una cosa, ma secondo lei i medici di famiglia li stanno usando bene in questa campagna vaccinale? Perché per esempio io ho moltissimi amici che sono già vaccinati, anche il mio compagno che ha fatto AstraZeneca, è molto contento di farlo peraltro, lo voglio dire, che sono andati nei grandi hub. I medici di base come vengono utilizzati? Allora guardi, noi siamo molto arrabbiati, molto, perché vede, la Regione Lazio ci dice voi vaccinate il 90% dei pazienti con l'influenza, il 90%, il che vuol dire che siamo capaci di farlo. Ora, perché non ci danno i vaccini necessari per fare il vaccino per il Covid? Per quale motivo? Se io se vuole, le racconto brevemente qual è la mia storia. Certo, posso? Vada, è certo. Allora, io devo andare sul sito della mia ASL Roma 2 e scrivere che voglio fare il vaccino. Dopodiché, dopo 2 giorni, mi rispondono evasa. Evasa vuol dire che la mia domanda è stata accettata. A quel punto devo telefonare alla farmacia del Sant'Eugenio per sapere se il vaccino è disponibile. Poi parto dallo studio con la mia borsa termica, vado al Sant'Eugenio, prendo una fialetta di Pfizer che contiene 6 dosi, ritorno allo studio, faccio i vaccini e devo riportare a loro il vuoto con l'elenco dei pazienti che ho vaccinato. 6 alla volta? Che noi siamo trattati solo come 6. I rider. Esatto, 6 me ne danno. Me ne danno un flaconcino a settimana, uno. No, vabbè, uno. Ragazzi. Capisce? Allora. Uno. Io questa cosa la voglio segnalare però, perché la Regione Lazio sta andando molto bene, io ho avuto più volte qui anche l'assessore D'Amato. Secondo me ci abbiamo un esercito, una truppa che ha voglia di combattere, facciamoli combattere, mi sembra un'ottima idea, no? Che dice Pregliasco? Assolutamente, lo dicevamo intanto per la vicinanza, la capacità di convincimento. È chiaro che il lab è efficiente, no? Dove sono stato ieri a Novegro, 4.000 persone in un meccanismo veramente rapidissimo, però ci vogliono gli hub, ma la vicinanza sul territorio, la possibilità anche di andare per quanto possibile a domicilio, perché davvero dobbiamo utilizzare tutti i momenti e le possibilità per cogliere l'opportunità della vaccinazione. La velocità con cui realizzeremo la vaccinazione ci permetterà di vedere, diciamo, questa luce già durante l'estate, perché è fondamentale. Noi siamo circa sul 20% di protezione della popolazione, vedremo gli effetti un po' come invidiamo a Inghilterra, a Israele, quando saremo al doppio. Abbiamo questa necessità di colmare questo. Usiamo tutti i mezzi che abbiamo. Senta, dottor Grasso, però lei mi ricordo una cosa, no? Che c'è stato un momento che io spesso intervistavo i medici di base e molti dei suoi colleghi dicevano ma non abbiamo i mezzi, abbiamo studi piccoli, non abbiamo le protezioni. Cioè, queste sono critiche reali o invece si può bypassare tutto ciò, basta aver voglia di fare? Allora, è da gennaio che si fanno questi vaccini, da gennaio non c'è stato nessun tipo di problema in nessun posto, né nei nostri studi né negli hub.
quindi forse siamo stati spaventati troppo. In più io le voglio dare un dato per quanto riguarda la regione Lazio, che purtroppo conosco bene. Noi abbiamo quasi 5 milioni di persone che dobbiamo vaccinare, quindi circa 10 milioni di dosi. A oggi la regione Lazio sta a 1.800.000 dosi, quindi ce ne mancano ancora 8 milioni di dosi da somministrare per arrivare a tutti. E tutto ciò è accaduto in 4 mesi. Allora Fabrizio, quanto ci vuole per arrivare a questo famoso 70% che ci dà la copertura? Bravo. Se in 4 mesi abbiamo coperto il 20%, ad arrivare a 70 passerà quest'anno, io mi chiedo? Ecco perché siamo molto arrabbiati, e questo è il motivo. No, ha ragione, anche perché io penso che questo tema poi collega a tutti gli altri temi che noi affrontiamo ogni giorno, le riaperture, i problemi economici, cioè più persone vacciniamo, più la vita va avanti e più tutti stiamo meglio, quindi veramente è il tema cruciale. In tutto questo vi presento un'altra persona, perché è arrivata a trovarci Chiara Azzari, che è un'epidemiologa ed è una pediatra dell'ospedale Meyer di Firenze. Pare che si pronunci Meyer, ma la conosciamo tutti come Meyer, una di quelle grandi eccellenze italiane che si occupa di bambini, fa cose meravigliose il Meyer, io lo conosco da tanti anni. Salve, ben trovata. Salve, buongiorno a voi. Allora, perché ci tenevo a parlare con la dottoressa Azzari? Perché lei si occupa di bambini e c'è un grande buco nero sui bambini e i vaccini. Io ancora non ho capito bene cosa accadrà. So di sperimentazioni in corso a New York, per esempio, le stanno facendo tra i 12 e i 18, se non sbaglio. Ma c'è anche sotto il 12, cioè chi ha i bambini piccoli, cosa succede, cosa deve fare? Anche perché, per esempio, il caso di prima, no? Un papà che dice mia figlia è una fragile, ma perché è ragazzina non me la fanno vaccinare. Che sta succedendo su questo fronte? Dottoressa, ci spiega? Bene, stiamo andando avanti molto velocemente, per dire la verità, nel senso che tutte le aziende che stanno lavorando sui vaccini stanno facendo studi sui bambini e sempre più piccoli. Abbiamo già dei dati bellissimi sui 16-18, tantissimi dati fra 12 e 16 e pian piano si va sempre sui bambini più piccoli. Per il momento soprattutto vengono studiati i vaccini, quelli che conosciamo meglio, cioè Pfizer e Moderna, che sono i vaccini fatti con l'RNA messaggero. Ma lei che tempi, quindi, che tempi crede che ci siano? Io penso che tra l'estate e l'autunno dovremo farcela anche con i bambini. Scusi, sarà uguale la tecnica? Sono gli stessi vaccini tal quale? L'mRNA messaggero, tutte queste cose vanno bene anche per i bambini? Sì, vanno benissimo per i bambini, sono dei vaccini assolutamente sicuri, perché proprio all'interno di quei vaccini non c'è niente di vivo, non c'è un virus vivo, non può mai causare la malattia e pertanto è perfetto anche per i bambini. L'unica cosa da aggiustare sarà probabilmente soltanto la dose da fare, perché siccome i bambini normalmente rispondono molto meglio degli adulti alle vaccinazioni, con la produzione di anticorpi, forse gli basta una dose più bassa. Ah, è interessante questo. E vaccinare i bambini, diciamolo anche a casa, no? Serve ai bambini, ma serve anche alla comunità, perché i bambini possono diventare dei grandi, diciamo, attori, vettori di contagio, giusto, dottoressa? È giustissimo. E non è soltanto per il fatto che un bambino può contagiare il nonno e il nonno si può ammalare in una maniera gravissima. Non è solamente quello, è che finché abbiamo una parte della nostra popolazione, come per esempio i bambini, non vaccinata, e quindi in quella popolazione può continuare a girare il virus, là si possono creare nuove varianti. Brava. Perché le varianti si creano proprio quando i virus si riproducono, quando il virus passa da una persona a un'altra, e quindi se lasciamo delle parti di popolazioni così grandi come tutti i bambini senza vaccini è come dire questa è una cosa importantissima che ha detto la dottoressa. Dobbiamo sapere che noi siamo, cioè la velocità della guerra fra noi e il vaccino è tutto, perché se il vaccino va veloce il virus si ferma, se il vaccino va piano il virus continua a cambiare, a mutare, perché è tra virgolette intelligente, se ho capito bene, voi siete molto più bravi di me, cioè il virus capisce che in base a quello che sta succedendo nell'ambiente circostante può cambiare e diventare più contagioso, vedi variante inglese, giusto? Preliasco, mi vuol dare una lauretta honoris causa in economia, che sto diventando bravissima, bravina? Bravissima, ormai ha ben chiaro
tutto quello che c'è. Ed è proprio questo, è un difetto di questi virus che non si replicano in modo, come dire, corretto sistematicamente, ma proprio questo svantaggio diventa un'opportunità e una possibilità. E quando, come Chiara, che ben nota, cara amica anch'essa, quindi siamo veramente in una carambata quest'oggi rispetto ad amici che si occupano di vaccinazione. È qui la festa. Abbiamo, cioè, c'è proprio questa poi necessità di fare velocemente, perché nel momento in cui il virus non sa più dove andare, quindi non ritrova più soggetti suscettibili, prova ulteriormente varianti. Questo l'abbiamo visto in altre vaccinazioni, contro il pneumococco per esempio, e in altre situazioni. Quindi questo virus cerca sempre di trovare la strada, allora, e quindi dobbiamo veramente fare in fretta. Vi faccio vedere un'altra cosa, lo senti anche la dottoressa Azzari, e sentono anche i miei ospiti che ci hanno raggiunti, perché ho già visto collegato con noi, no, non c'è più David Parenzo, è comparso e scomparso dalla mia vita. Va bene, però c'è Andrea Del Mastro, c'è sicuramente, invece, perché lo vedo bene. Fratelli d'Italia, buongiorno, ben trovato. Ecco, vi racconto cosa accade in Sicilia, perché poi l'AstraZeneca, c'è chi lo rifiuta, come abbiamo detto, ma c'è anche chi riesce a non farselo fare con dei trucchetti non proprio, come dire, civili. Guardate. Per ottenere Pfizer è sufficiente presentarsi direttamente dal medico vaccinatore e dichiarare di avere, per esempio, le emorroidi. Le emorroidi è chiaro che è una condizione per la quale spesso vi è un'insufficienza venosa, no? Quindi è chiaro che l'insufficienza venosa viene legata alla possibilità di fare il trombo, e allora per evitare questo tipo di problemi il medico rinuncia a fare AstraZeneca e chiede che venga fatto un altro tipo di vaccino. No, perché questo discorso dei furboni che poi dichiarano di aver avuto allergie. Sì, si può dichiarare quello che vuole, poi dipende dalle valutazioni del medico. E quindi quando una persona ricorda di essere diventato tutto rosso dopo aver mangiato una fragola, il medico è messo alle strette. In un paese dove ormai mediaticamente tutto viene portato alle estreme conseguenze, se poi dovesse succedere qualcosa, allora ognuno tende sempre più a tutelarsi. Pregliasco, ha capito? Se c'hai le emorroidi, no, diventi rosso quando mangi una fragola, in Sicilia non ti fanno l'AstraZeneca perché non si pigliano la responsabilità. Non ha senso assolutamente, perché comunque fosse anche vero, non è un elemento che determina questa, diciamo, necessità di passare da un vaccino all'altro, è solo la vaccinazione, non tanto la scelta fra vaccino, se ci sono stati shock anafilattici nel passato, ma anche qui qualcosa che è davvero rilevante. Mi sembra veramente incredibile, ma anche, diciamo, questa attenzione eccessiva che non giustificata scientificamente. Dottoressa, secondo lei c'è una differenza tale tra i vaccini che qualcuno potrebbe andare bene per i bambini e altri no? Per esempio, mi viene la domanda, appunto, pensando anche ai differenti metodi di vaccinazione, no? In linea teorica no, nel senso che sono tutti uccisi e è impossibile, come dicevo prima, che facciano venire la malattia, quindi in linea teorica no. Ovviamente sempre, prima di introdurre un vaccino nell'età pediatrica, bisogna che venga studiato, cioè che vengano fatti gli studi che sono in corso adesso. Quindi quando avremo finito gli studi, allora capiremo bene se i vaccini sono tutti adeguati. Per il momento i dati che abbiamo sui primi vaccini studiati ci dicono che funzionano benissimo e sono davvero eccellenti. E pian piano arriveranno gli studi anche sugli altri vaccini, speriamo di poter aggiungere tutti. Così sarà più facile poter vaccinare tutti i bambini. Del Mastro, che idea si è fatta? Come stanno andando le cose sulle vaccinazioni? Perché da un lato cominciamo a fare numeri importanti, siamo tutti molto felici, dall'altro, per esempio, stamattina raccontavo che abbiamo scoperto che quei sono 3 milioni di over 70 che sono sfuggiti ai vaccini, che sono alcune persone anziane nei piccoli borghi, nei piccoli paesi, che non sono state rintracciate. Cioè rischiamo poi che andiamo veloci, arriviamo ai cinquantenni, il figliolo ha detto adesso cinquantenni, e teniamo delle sacche, no, indietro, che sono alcuni fragili, alcune persone molto anziane. La preoccupa questa cosa? Ma guardi, i dati della mortalità, l'82% degli over 70 è il motivo per cui Fratelli d'Italia un anno fa presentava una proposta di vaccinazione immediata e prioritaria nei confronti degli anziani, anche aumentando la sanità domiciliare e lavorando con medici di base e farmacisti.
C'è da dire una cosa però. Il problema nato su AstraZeneca è un problema di comunicazione. Beh, sì. Prima doveva essere per una fascia di età, poi per un'altra fascia di età, poi andava bene, poi l'EMA lo ferma. A me nessuno toglie il dubbio che dietro a questo spy story legata ad AstraZeneca ci fosse, ci sia una guerra commerciale, perché la prudenza con cui la signora Merkel ha voluto sottoporre le forche caudine a AstraZeneca a tutto detrimento di Pfizer può forse essere collegato al fatto che se gira Pfizer, che è più costoso e ha metodi di trasporto più difficili, gira un prodotto all'interno del quale vi è un grosso interesse della Germania. Se così fosse, direi che siamo nuovamente alla deriva di quell'Europa che dovrebbe essere solidarista almeno nel momento della pandemia, cioè, e di una difficoltà che ci dovrebbe mi vuole dire tutti. Che lei è rimasto anti-europeista pure con Draghi, ma proprio... No, voglio dire che chi sta distruggendo l'Europa sono proprio i campioni dell'europeismo, perché guardi caso, se così fosse, la Merkel nel momento del grande bisogno della pandemia è riuscita ad ammantare, diciamo così, di inattendibilità scientifica AstraZeneca, costringendo prima a dire che doveva essere una certa età, poi un'altra certa età, poi a fare dei controlli superiori rispetto a Pfizer, e guarda caso Pfizer è il prodotto dove vi è un grande interesse tedesco. Ora, se così fosse, purtroppo dobbiamo arrenderci al fatto che i pretesi e sedicenti campioni dell'europeismo sono coloro che hanno fatto dell'interesse nazionale si anche fanno i fatti pandemia. Loro, dice lei. Ah, direi proprio. Allora, scusatemi, non ho capito bene, perché è successa una cosa strana. Io sono un paio di mesetti che aspetto l'arrivo di Luigi Di Maio in questo studio, per arrivare in anticipo, ci ha messo un po' ad arrivare, mi è arrivato in anticipo, quindi allora, per cui non rida Del Mastro, il problema fra me e Di Maio, non si mette in mezzo. Allora, devo andare in pubblicità, allora così poi facciamo accomodare Di Maio, anche perché in tutto questo tempo, caro Di Maio, ho comprato le poltrone nuove per accoglierlo, fra pochissimo. Mambo! Abbiamo fatto un'eccezione, siamo partiti un po' prima con l'intervista, ma perché appunto Di Maio non lo vedo da un bel po' di tempo, mille cose da chiedergli. Poi mi scordo sempre che lei è giovanissimo, solo 34 anni, eppure ha già fatto di tutto, ha fatto il vicepresidente della Camera, il vicepresidente del Consiglio, ministro del Lavoro, ministro dello Sviluppo Economico, ministro degli Esteri. Mi verrebbe da dire, ma dopo una carriera così, cosa ci sarà nel suo futuro? Ha dei progetti oltre tutto questo? Beh, sicuramente i progetti a questa età sono quelli della famiglia, del guardare anche un po' la vita personale, oltre a quella politica ovviamente, ma il mio futuro è prima di tutto... Ha voglia di fare un figlio? Questo è un desiderio che credo abbiano tanti e anch'io ce l'ho. Spero di riuscire a creare anche le condizioni un po' nei prossimi anni per... Dedicarsi, perché farli per darli non ha senso, cioè farli per affidarli ai nonni o affidarli a un babysitter non ha senso. Quindi la politica è uscita da, perché io non ho manco capito bene questa storia del terzo mandato. Il mio futuro, lo potrete fare o no il terzo mandato? Guardi, il mio futuro è nel Movimento 5 Stelle, poi tutto il resto dei codicilli è una cosa che si vedrà. Ciò che io penso adesso è che dobbiamo pensare a un futuro che è molto vicino, che è quello di uscire quest'anno dalla spesa del Recovery Fund a testa alta. Abbiamo oltre 200 miliardi di... Qui si sta parlando di tutto, ma ricordiamoci che questo è un paese che deve spendere in 3 anni oltre 200 miliardi di euro, altrimenti li perde. Io sono, da ministro degli esteri, molto preoccupato, perché qui ne va della credibilità dell'Italia, quindi lo dico pure a tutte le forze politiche. Focalizziamo gli obiettivi, abbiamo fino alla fine dell'anno per fare le riforme che ci consentiranno nei 3 anni successivi di spendere oltre 200 miliardi di euro. Quindi lei dice poche polemiche, lavoriamo, cioè si riferisce un po' al metodo Salvini, metodo Letta, litigi. Guardi, io il metodo Salvini lo capisco, perché lui c'è una legittima competizione al centrodestra tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. È meno legittimo che questa competizione, questa gara colpisca il governo Draghi, colpisca il presidente Draghi, colpisca il governo di una nazione che con molte difficoltà sta uscendo da una pandemia. Poi io questo film l'ho già visto, perché
come ha detto lei, sono stato ministro in passato in un governo con Salvini, certo. Solo che questa volta l'effetto che produce sui suoi consensi quell'atteggiamento è esattamente opposto. Allora portò la Lega al 40, ora scusi, sta scendendo. Ma lei che ha vissuto entrambe le esperienze, è più difficile averlo nel governo o all'opposizione, Salvini? No, ma io tra l'altro non lo vedo, non ci parlo da quando è stata staccata la spina a quel governo, quando lui staccò la spina praticamente... a quel governo. Beh, per me poi quando la fiducia viene un po' meno, mentre con Giorgetti, Garavaglia, i ministri della Lega, Erika Stefani, lavoriamo benissimo, sono persone apprezzabilissime. Quindi umanamente il vostro rapporto non si è mai ricomposto. Ciò che dico è semplicemente, adesso focalizziamoci sul paese, perché pure le persone ci stanno ascoltando, tra vaccini, lavoro, rilancio dell'economia, ma quanto gliene frega delle diatribe interne, quanto gli interessa alle persone delle polemiche interne alle forze politiche o tra le forze politiche? No, questo è vero, però diciamo che le persone sono interessate ad alcune cose che Salvini in qualche modo fiuta, no? Perché sto tema del coprifuoco, oggi è venuto da me la Ghisleri, mi ha detto che c'è oltre il 60% che chiede di allungarlo, no? È un qualcosa che nel paese si sente molto forte. Allungarlo significa non 23, farlo 24, saltare, non farlo saltare adesso il coprifuoco. Ah, 23-24 l'orario. Cioè, un pochino più tardi, eccoli qua. Io sono in quel 60%, cioè tutti siamo in quel, ma io credo che siano anche di più. Tutti vogliamo uscire da quest'incubo. Il tema è lavorarci per non rientrarci, quindi farlo superare il coprifuoco come lo conosciamo per non rientrarci pochi mesi dopo, e secondo, non è che dirlo ogni giorno serva a cambiarlo, noi ci stiamo lavorando, io per esempio come ministro degli esteri, insieme al ministro della salute, il ministro del turismo, stiamo lavorando all'estate per far arrivare i turisti. Certo. C'è questo... Quindi secondo lei il 16 maggio, come dicono tutti, lo superiamo il coprifuoco? Ma io credo che sia una data auspicabile per superare il coprifuoco. Ovviamente, voglio dire questo, non è un liberi tutti, ci siamo passati troppe volte quando ci sentivamo di essere totalmente liberi e poi alla fine siamo ripiombati in una terza ondata, e non vale solo per l'Italia perché questa situazione ce l'hanno tutti. Mi lasci dire una cosa, cioè, sono ore importanti perché, come le dicevo, adesso noi dobbiamo affrontare l'estate e permettere ai turisti vaccinati di venire in Italia a godersi delle bellezze del Green Pass. Ed è bellissimo che mi stanno chiamando sia paesi europei, ministri degli esteri europei, sia ministri degli esteri di paesi fuori dall'Europa, che mi chiedono: Luigi, noi vogliamo fare un accordo bilaterale con voi perché i nostri cittadini vogliono venire a passare le vacanze in Italia. Stiamo lavorando ovviamente a creare una cornice unica anche in coordinamento con l'Unione Europea, ma queste sono cose che io non è che ripeto ogni giorno per farle avverare, ci lavoro ogni giorno per farle accadere. Non si bisogna fare proclami, dice lei. Secondo me sì. Senta, parliamo un attimo di casa sua però, perché c'è un bel caos a casa sua, sta succedendo un disastro, mi pare di capire, nel senso che Conte contro Casaleggio. No, pensavo casa mia. A Napoli, no. Volevo parlare del Movimento 5 Stelle, cioè, speravo che volevo parlare. Ho detto, che è successo? No. Mi sono perso qualcosa. Volevo parlare del Movimento 5 Stelle, ecco, perché questa è una bellissima foto di voi tre, altri tempi direi, nel senso che mi pare che appunto siamo, ahimè, agli stracci, questa storia di Rousseau sta a posto con questa, soprattutto perché vengono fuori in continuazione notizie che ci fanno capire che potrebbe addirittura succedere che ci sono due Movimenti 5 Stelle, no? Perché Casaleggio si tiene Rousseau, Conte gli dice voglio assolutamente i nomi degli iscritti, nel frattempo arriva la sentenza di Cagliari che in qualche modo dice che non c'è un capo politico, che quella persona lì non ha nessuna autorità, anche per le espulsioni. Probabilmente mi sbaglierò, ma sono nel Movimento da 14 anni, da prima che esistesse. La politica non è i ricorsi in tribunale, gli statuti, i codicilli. La politica, perché è triste finire, no? La politica è il consenso delle persone. Adesso c'è un grande consenso su Giuseppe Conte, a capo del Movimento. Ci sono sia internamente al Movimento, sia tanti cittadini che chiedono a Giuseppe di fare questa scelta. Non è che si impedirà questa scelta con un ricorso in tribunale, con una ingiunzione. Questa roba in politica non ha mai funzionato, quindi adesso la storia del Movimento sta andando verso Giuseppe. Io sostengo questo processo anche perché è un processo interessante in quanto la sua personalità ci porta a dirimere anche una serie di contraddizioni del passato, delle nostre contraddizioni interne. Finalmente diventiamo anche una forza politica finalmente fortemente radicata nell'idea di governare, non di andare contro. Cioè, lei mi sta dicendo in qualche modo, prima ci sono due anime, abbiamo sempre fatto questa battuta con lei, c'era l'anima movimentista col giubbotto e Di
Battista, c'era l'anima invece in giacca e cravatta di Di Maio. Poi è arrivato, mi deve dire, la pochette di Conte, però sarebbe stata pure lei stamattina la pochette. No, non solo stamattina, l'ho usata, la uso spesso. È un segnale questo. No, non è la pochette, spero che ci sia di più, ci possa essere di più di una pochette. E questo personaggio, dice lei, in qualche modo può diventare una sintesi, no, se ho capito bene. Però a me pare che invece sta diventando anche lui divisivo, nel senso che sembrano quasi due movimenti, no? Uno con Casaleggio che si tiene Rousseau e che in qualche modo strizza l'occhio ai vari Di Battista, Morra, Lezzi, cioè quelli che sono arrabbiati. E per il momento sono quelli il Movimento 5 Stelle, voi non ci avete il simbolo. Guardi, le posso dire questo. Per me c'è il movimento che sta facendo le leggi, che ha fatto il reddito di cittadinanza, l'anticorruzione, il super bonus che è stato rinnovato, lo voglio dire alle famiglie che ci stanno scrivendo, e verrà rinnovato fino al 2023 sull'edilizia, quello che sta permettendo a tante persone di ristrutturare le case. C'è il Ministero degli Esteri che sta facendo il patto per l'export, aiutando le imprese a esportare il Made in Italy. Ci siamo noi che stiamo lavorando. E poi se qualcuno vuole fare i ricorsi e se la vuole giocare in tribunale, agli italiani non gliene frega niente, per una semplice ragione: ci pagano per lavorare e per risolvergli i problemi. Quindi punto. Meno lotta e più governo, diciamo. Ma questo è il destino non dei 5 Stelle. Non so, meno lotta e più governo, meno polemiche e più lavoro, perché noi siamo pagati per lavorare. E sulle vostre battaglie storiche, non glielo dico perché mi è venuto in mente, per esempio, che ieri è stata questa entrata a gamba tesa di Battista sul caso Durigon, no? Dicendo, come diceva, le regali nati, che Draghi muova, alzi le regali, non l'ha visto? No, non l'ho visto. Me lo racconto io. Mi deve scusare, ma ieri è stata una giornata un po' complicata. E anche il Movimento 5 Stelle dica con chiarezza che vuole Durigon fuori dal governo. Certo, la battaglia sulla legalità per voi è stata una battaglia fondativa. Per esempio, lei ha un imbarazzo a stare al governo con Durigon? Guardi, oggi il gruppo parlamentare del Movimento ha presentato una mozione di censura, che è una sorta di mozione di sfiducia verso un sottosegretario, sottosegretario Durigon. Io una settimana fa ho chiesto pubblicamente al sottosegretario Durigon di chiarire questa vicenda, non sono arrivati chiarimenti e quindi il gruppo parlamentare legittimamente ha deciso di presentare una mozione di sfiducia verso il sottosegretario. Quindi anche lei mi sta dicendo: io faccio le battaglie in Parlamento, il gruppo parlamentare pure, il gruppo parlamentare pure, è inutile fare sulle regalinatiche. Alessandro ha il diritto di fare quello che vuole, tra l'altro non è più neanche nel Movimento, si è disiscritto e mi dispiace perché insieme a lui abbiamo preso abbiamo condiviso palchi, due fratelli diversi, battaglie, diciamo, quindi lei pieno rispetto per lui. L'unica cosa che le posso dire è: io ho sempre cercato di usare la forza del consenso del Movimento per approvare leggi e provvedimenti. Funzionava così, che per approvarli dovevo raggiungere un compromesso e venivo criticato per averlo raggiunto. Qualche mese dopo, poi, venivo criticato per non stare difendendo abbastanza le leggi che avevo raggiunto con quel compromesso. E se ci pensa adesso, tuttora il Movimento è impegnato a difendere leggi che abbiamo portato a casa al governo in questi anni, ma... mi dicono che sembro democristiano, ma in fondo io faccio le cose. Guardi, non solo io, perché veramente nel Movimento c'è un folto gruppo di persone che lavora la mattina e la sera per ottenere cose. Pure quando Riccardo Fraccaro ha fatto il super bonus, perché è una sua invenzione che sta dando una mano a un sacco di imprese edilizie, tutti mi dissero: no, ma questa cosa ha fatto Riccardo, non va bene. Poi adesso la difendono tutti. Allora, è così. È inutile che uno si aspetta la riconoscenza e neanche la cerco. L'unica cosa che dico è che io seguo questo metodo qui sia nel Movimento sia nel mio modo di essere ministro. Il metodo di lavoro, impegno, risultati. Se non porti i risultati, allora i cittadini ti stanno pagando per non fare nulla. Va bene, Di Battista è dispiaciuto che non c'è più, me l'ha detto chiaramente, ma lo so perché lei è tanto tempo che mi dice che invece il rapporto personale umano per lei è molto importante con Di Battista. Che resta, per fortuna. Che resta. Che resta, perché ecco, poi i rapporti personali vanno al di là dei rapporti ancora politici. Ancora vi sentite, vi vedete, insomma, certo, non avete rotto i rapporti. Ok. E invece un'altra domanda, ma Grillo c'è ancora nel Movimento? Perché Grillo anche lo vedo molto a intermittenza, no, ormai? Beh, Grillo non è mai stato sempre presente allo stesso modo, intendo della presenza mediatica, della presenza sulla scena politica. Però resta in carica come garante del Movimento, certo, assolutamente. Io ho parlato con molte persone del Movimento 5 Stelle che ormai conosco bene, anche di quel video terribile che abbiamo ancora tutti negli occhi, in cui ha fatto una cosa molto grave, ce lo siamo anche detti privatamente, perché sulle donne ha fatto una cosa molto grave. Ma quel video lì per lei cos'è stato? L'ha addolorata? A proposito dei rapporti umani, no? Ha pensato di vedere una persona troppo... dolorante, troppo che non padroneggiava se stesso. Sicuramente di un padre addolorato per la vicenda che coinvolge il figlio e allo stesso tempo
tutte le famiglie coinvolte in questa vicenda credo che stiano vivendo un momento terribile e la mia vicinanza va a tutte le famiglie che stanno vivendo questo momento terribile, in particolare a quella della ragazza e a quella di Grillo per l'affetto che mi lega a lui. In più voglio dire una cosa però, il Movimento 5 Stelle non ha niente, nessuna lezione da prendere da nessuno, perché noi abbiamo fatto la legge sul codice rosso che per esempio permette alle donne che subiscono violenza di avere la possibilità di denunciare fino ad un anno di tempo dal momento in cui è accaduto. Questa è la nostra impostazione, come abbiamo aumentato le pene per tutti i reati di violenza, abbiamo previsto il fatto che si debba procedere d'ufficio e non su denuncia, perché a volte le donne non, a volte, spesso purtroppo non denunciavano, quindi io credo che il movimento non abbia nessuna lezione da prendere a nessuno. A proposito però appunto delle anime del movimento, no? Perché stavo ragionando su quello, lei mi ha detto il futuro lo vedo in Conte. L'unico passato è lei, onestamente, lo siamo già detti, è lei, nel senso che l'unico capo spero è stato di lei. Essere pure un po' il presente. No, ma nel senso che voglio dire, se devo pensare al capo del Movimento 5 Stelle, penso a lei, non è che riesco a pensare a un'altra figura. Sono 15 mesi che si aspetta l'arrivo di Conte, per dire anche quanto è complicato questo passaggio. In realtà passaggio. L'arrivo di Conte è una novità da quando è caduto il Conte 2, sono 15 mesi e si aspetta il successore di Maio. Esattamente. Dopodiché, appunto, a proposito delle anime, no, non c'è più l'anima di Gian Roberto Casaleggio e l'anima del figlio ormai è molto esterna, mi pare di capire, Davide. E l'anima di Grillo è ancora così presente o anche rispetto appunto a questa nuova idea di movimento sua, di Conte, ormai Grillo è un padre nobile superato? No, mi pare che tra Grillo e Conte ci sia una perfetta sintonia di quello che bisogna creare per il futuro del movimento. E poi comunque Beppe è ricordiamoci, colui che si è inventato questo Ministero della Transizione Ecologica, che le posso assicurare, più tardi in una call parlerò con John Kerry, che è l'inviato speciale per il clima dell'amministrazione americana di Biden, e sono tutte proposte le nostre sulla transizione ecologica che stanno attirando l'attenzione in tutto il mondo. Il Ministero della Transizione Ecologica, cioè tu metti l'energia e l'ambiente insieme per tutelare la salute dei cittadini italiani, ma allo stesso tempo per evitare che si perdano posti di lavoro. Quindi hai un'idea di transizione che sia sempre una vittoria per tutti. Un progetto a lungo termine, se ne parla poco, ma è il grande lavoro che noi pensiamo di fare, questa è la sua idea. E soprattutto sono i soldi che dobbiamo spendere al recovery, perché il 67% di tutti quei miliardi che ci sono arrivati dall'Europa vanno in digitale e ambiente, che vuol dire però non un digitale ambiente visto come una nicchia che si occupa dell'innovazione. Sì, sì. Significa creare posti di lavoro e dare opportunità alle imprese, perché ci sono oltre 1 milione di posti di lavoro sono stati persi. Ricordo, sono tutti contratti a tempo determinato, cioè io feci il decreto dignità, con molte difficoltà convertimmo i contratti a tempo determinato e indeterminato. Se non ci fosse stato il decreto dignità, oggi avremmo più licenziati però, per il blocco dei licenziamenti. Le posso dire una cosa su questo, perché è un tema che mi interessa molto. Il decreto dignità certamente ha avuto un grande peso. Adesso in un momento di crisi come questa, il fatto che possano scadere delle persone che hanno mandati a casa, siamo stati prorogarlo ancora. Siamo stati noi, allora il blocco dei licenziamenti per ora è prorogato e stiamo portando avanti la tutela, poi io credo che è difficile che qualcuno si alzi e dica domani mattina licenziate tutti. I contratti invece a termine, quelli non vengono rinnovati e a quei ragazzi, anche ai meno giovani che stanno perdendo il posto di lavoro, noi adesso dobbiamo dare un'opportunità con gli investimenti che facciamo con recovery di trovare posti di lavoro in altri settori. Ma non è mai una situazione così difficile dire prendiamoci altri 6 mesi per sì, trovare i contratti? Quello vale per gli indeterminati, su quello finché non avremo messo in sicurezza le imprese e gli imprenditori non ha senso creare tensioni sociali con lo sblocco dei licenziamenti. Aspetta, mi dica una cosa perché non l'ho capita bene, ma quando arriva Conte quindi fa il capo, perché non ho capito se questo lo deve decidere lui. No, ma è già pronto lui, cioè è una cosa che lui ieri mi pare che abbia dichiarato anche pubblicamente che tutto quello che c'era da preparare è pronto. Io credo che adesso dobbiamo andare sul politico, perché se noi aspettiamo che si concludano tutte queste questioni. Ma si deve scrivere per diventare capo? Sì, ma ovviamente lui si iscriverà al movimento di cui proporrà alcune modifiche, no? Quindi è normale che sia così. Quindi un nuovo movimento secondo lei sta per nascere? Lui lo chiama il neo movimento, noi lo chiamiamo il neo movimento ed è un progetto nuovo, certo. Senza Rousseau? Questo mi pare che Rousseau si sia tirato fuori, l'hanno detto loro 2 settimane fa che non ci stanno più. Io poi immagino i cittadini che Rousseau, neo movimento, non ne possono più. Passiamo allora, ai temi concreti. Dobbiamo andare in pubblicità, dobbiamo parlare di molte altre cose, il neo movimento di Giuseppe Conte, ma non solo naturalmente. Fra pochissimo con Luigi Di Maio.
eccoci qua, 13 in punto, siamo con Luigi Di Maio, abbiamo ancora tantissime cose da chiedergli, ma non rinunciamo mai al nostro meteo, quella che tira, quindi c'è sotto corona. Buongiorno, sì, allora abbiamo un po' di nuvole anche quest'oggi, al sud nuvolosità irregolare, qualche debole pioggia questa mattina in Sicilia e poi questa zona che prende parte del centro e del nord. E allora vediamo che cosa succede nella giornata di oggi. Le piogge previste sono poche, devo dire, sull'Appennino settentrionale, qualcuna sulle zone di nord-est, sul Friuli Venezia Giulia. Però guardate domani, è una carta abbastanza rara, perché non è facile avere una carta come quella di sabato, in cui ci sono poche nuvole, adesso arriva, state tranquilli. Poche nuvole, piogge quasi nulla, quindi giornata molto calma, tranquilla, stabile. Domenica resta così al sud, al centro, ma sulle zone di nord-ovest c'è l'inizio di un certo peggioramento, quindi per una volta peggiorerà il lunedì. Quindi insomma, questo fine settimana è tranquillo. Non era voluto perché non è stata cercata, ma la foto di oggi mi sembra consona, perché ce la manda Enzo... con la vista sul Castello Aragonese, quindi siamo a Ischia, a e poi si caffè. Vede Procida e, se qualcuno avesse dei dubbi, Enzo ha messo in primo piano la grande macchinetta. Rigorosamente non strofinata, non si lava con i detersivi, quindi la moca come deve essere, e se non lo sanno a Napoli come deve essere il caffè. Esatto. Va bene, allora, che farò beviamo dopo? Noi adesso andiamo avanti. No, siamo fermati sul fronte politico, poi arriviamo anche invece alla parte esteri, che è molto importante, però sul fronte politico, quindi abbiamo detto, il neomovimento di Conte. E lei che ruolo avrà in questo neomovimento? Io lo dico perché, perché ho letto stamattina su Repubblica, non lo sapevo, che lei ha visto in maniera molto riservata Zingaretti per... Letta per parlare però di... anche Zingaretti, perché per parlare di Roma, e ha chiesto 24 ore per ragionare. Quindi la prima domanda è, lei il capo lo fa ancora un pochino, perché se si occupa di Roma vuol dire che insomma è ancora molto on duty, si direbbe in inglese. Tutto quello che stiamo facendo in coordinamento con Giuseppe, ma anche con tutti gli altri che portano avanti il movimento. E non ci sono incontri segreti o altro, semplicemente stiamo preparandoci per le elezioni amministrative che ci saranno in ottobre, e che riguardano parecchi comuni, sempre riguarda i soldi degli italiani e anche degli europei. Cioè, noi dobbiamo spendere oltre 200 miliardi di euro del cosiddetto Recovery Fund o PNRR. Molti li spenderanno i comuni e si va a votare nelle principali capoluoghi di regione e in Calabria. Quindi quegli enti che poi dovranno amministrare i nostri soldi, i soldi vostri più che nostri. È una partita essenziale. È una partita essenziale per questo, e ovviamente io spero che si possano fare accordi in tutte le città dove è possibile. Ma la quadra la trovate secondo lei? Lei è Letta su Roma? Guardi, non è una questione di trovare la quadra. Noi abbiamo un sindaco uscente, Virginia Raggi, che si candida e noi la sosterremo. Poi in altre città magari ci sarà la possibilità di fare accordi al primo turno. Anche se fa saltare l'alleanza col PD, la candidatura di Virginia Raggi a Roma, noi non la molliamo. No, io non credo che la faccia saltare, perché in altre città c'è il PD che sta chiedendo di non andare con noi. Quindi in generale è una criticità che ci sta. Come hanno detto Letta e Conte, questa è un'alleanza che guarda al 2023, ma deve crescere. Quindi anche Zingaretti contro Raggi è una ipotesi che è sul tappeto per voi. Questo non lo so, lo dovete chiedere al PD. Vabbè, perché hai chiesto 24 ore per riflettere? Ma non è vero che ho chiesto 24 ore per riflettere. Lo diceva Repubblica. Stiamo in continuo contatto con, anche per esempio... Lo dico io, già riflettuto, Di Maio rimane Virginia Raggi, non c'è riflessione da fare. Non ci sono annunci da fare oggi, c'è più che altro da consolidare un legame tra queste due forze politiche. Che cosa vogliono fare? Vogliono cercare di amministrare i comuni con i soldi del recovery, non sprecarli e non farli finire in dinamiche che non ci piacciono, perché qui ci perdiamo la faccia non solo come Italia, ma ci perdiamo la faccia a livello europeo se non spendiamo i soldi. Scusi, entro su Napoli la quadra c'è, però su Fico? Questo ovviamente non tiriamo per la giacca il Presidente della Camera, però le due forze politiche stanno dialogando in questo momento. Io chiedo di fare presto, ma devo dire non è un'accusa all'uno o all'altro, perché in questo momento è un momento molto complicato. Stiamo tutti pensando come forze politiche alle cose importanti, campagna di vaccinazione, spendere i soldi, e poi ci dedichiamo anche alle questioni interne. Va bene, quindi insomma Fico secondo lei è la persona migliore, però ancora non ho sciolto la riserva per... Roberto ha tutta la mia stima ed è stato ed è un Presidente della Camera che ha l'autorevolezza per portare avanti il suo ruolo, poi le sue decisioni le prenderà.
Allora, parliamo invece di esseri, perché ieri c'è stato un episodio in Libia molto preoccupante, molto grave, perché c'è stata la Guardia Costiera che ha sparato su un peschereccio italiano, si è stato ferito il comandante e molti dicono ci poteva scappare il morto. E è una cosa che è già successa, noi parlammo l'altra volta dei pescatori che erano stati sequestrati, c'è una cosa che ritorna, no? C'è un modo per risolverla o siamo destinati ad avere continuamente questo tipo di incidenti? Mi faccia dire, come rappresentante del governo italiano, che al di là degli sconfinamenti dei nostri pescherecci, che la Guardia Costiera Libica spari ad altezza uomo, segnale d'avvertimento, è inaccettabile. E noi questo non lo possiamo accettare. Poi diciamoci un'altra cosa. Ricordiamo che 6 mesi fa nostri pescatori furono messi in stato di fermo a Bengasi per 3 mesi e poi si dovette andarli a prendere, ci fu un negoziato e così via. Adesso però dobbiamo dirci la verità, che quelle acque dove questi pescherecci vanno sono acque pericolose e sono proibite da noi. Noi sconsigliamo di andarci, ma non da qualche mese, sono 10 anni che l'Italia dice questo. Perché? Perché dall'altra parte del mare c'è un paese, la Libia, che è ancora in un processo di pace, dove ci sono truppe russe, turche, mercenari siriani, mercenari del Chad, milizie. Quindi sostanzialmente incontrollabile. Ed è pericoloso. Ora, io capisco che i nostri pescatori ormai nel mare hanno nostro, bisogno di pescare. Nel mare italiano, chiamiamo, nelle acque italiane di gamberi ce ne sono veramente pochi. E queste sono le marinerie di Mazara del Vallo, gli ottimi gamberi che vogliamo tutti, vogliamo mangiare tutti. E per lavorare vanno lì. Però lo dico a tutte le famiglie dei pescatori. Io sono contentissimo che il comandante del peschereccio stia bene, non è stato colpito da nessun proiettile, per fortuna. Ma non rischiamo la vita dei vostri figli, dei vostri mariti. È vero che bisogna lavorare, ma quelle sono acque pericolosissime. Qualcuno dice, ma il governo che sta facendo? Allora, esatto. Noi potremmo fare un accordo, ne ho già parlato con la ministra degli esteri libica, possiamo fare un accordo con la Libia per stabilire se quelle acque sono libiche, internazionali o italiane. Ma lo possiamo forse iniziare a fare adesso, cioè, perché c'è un governo di unità nazionale. Ma fino all'altro ieri c'era la guerra. Che accordo dovevamo fare con la Libia? Ci devono dare il tempo, anche perché non è risolta la questione libica. In Libia c'è ancora tanta lei tensione. Mi sta dicendo, il messaggio che sta dando è: se succede qualcosa ai nostri italiani, noi ce ne occupiamo, li difendiamo, li portiamo a casa o tutto il resto. Però andare in quelle acque in questo momento è ancora pericoloso, però la prospettiva potrebbe essere che noi riusciamo a fare un accordo diverso, ci state lavorando. Io voglio essere bene? Molto chiaro, io ringrazio la Marina Militare, lo Stato Maggiore della Difesa e il Ministro Guerini, perché ieri siamo stati al telefono tutto il pomeriggio anche per capire come stesse il comandante. Se c'è una minaccia alle nostre imbarcazioni, parte l'elicottero della Marina, partono le nostre imbarcazioni, però voglio essere molto chiaro. Questo non vuol dire che si può andare a pescare lì, anche perché è pericoloso. L'abbiamo visto ieri, ci sono i fori di proiettile nei pescherecci. Noi lavoreremo ad accordi, ma non voglio dare illusioni. Il paese Libia è ancora un paese instabile, non abbiamo concluso il processo di pace. Al G7 di Londra avete parlato anche di Libia, di flussi migratori, e sì, ho calcolato, c'è la foto con Boris Johnson, con Boris Johnson, primo ministro inglese. Esatto, ma lei ha paura di sbarchi in vista dell'estate? Pensa che potrebbero ripartire grandi sbarchi? Qui il problema è molto grande, per questo voglio dirvi una cosa importante. A fine giugno in Italia, a Roma, riuniremo la Anti-Daesh Coalition, che è la coalizione contro il terrorismo. Verranno 80 paesi da tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti, Tony Blinken e tutti gli altri che rappresentano le varie amministrazioni importanti per la lotta al terrorismo, perché c'è un'area dell'Africa, immediatamente sotto alla Libia, la Tunisia e l'Algeria, che è il Sahel, con dei paesi che ormai sono in mano ai terroristi per livelli di infiltrazione. Tutti i terroristi che abbiamo combattuto in Medio Oriente, in Libia, si stanno spostando lì. Dobbiamo combattere quella instabilità, perché da lì passano i flussi migratori che poi arrivano qui. E quello che noi abbiamo fatto al G7 in questi giorni e che faremo a giugno con l'Anti-Daesh Coalition, che si riunirà a Roma per questo, per parlare del fianco sud dell'Africa e delle migrazioni, è importante. Ieri, so che può importare poco, è stato firmato un importante accordo qui a Roma. Roma è stata centro importante, tra le comunità Tuareg. Le comunità Tuareg sono quelle che ci aiuteranno. Loro sono i rappresentanti delle principali comunità Tuareg. Di Maio alla maschera è il più scoperto di tutti. Sì. Stupendo, devo dire. Bella foto. Le comunità Tuareg. Abbiamo firmato un accordo ieri, prima di intesa tra di loro, perché sono stati molto divisi in questi anni, e poi con l'Italia per gestire i flussi migratori.
Queste cose il ministro degli esteri sembra sempre vada in viaggio in giro senza fare nulla, però in realtà questi accordi qua ci aiutano a fermare i flussi migratori che arrivano sulle nostre coste, di cui io ho paura perché sta arrivando l'estate e succederà. Senta, devo fare una domanda sempre al ministro degli esteri, no? L'Egitto, noi sappiamo che Patrick Zaki è ancora detenuto in senso motivo. La mamma ha fatto un appello qui sulla 7 l'altra sera, molto drammatico. La sorella. Nel frattempo l'Italia si è mossa con questa proposta di cittadinanza italiana a Zaki. Lei crede che sia una buona idea? È d'accordo con la cittadinanza italiana? È la cosa da fare? Guardi, io da quando sono arrivato al Ministero degli Esteri, grazie al lavoro con l'intelligence, abbiamo riportato a casa tutti i cittadini italiani che erano rapiti o in stato detentivo ingiusto. Zaki purtroppo, per diciamo il metodo di lavoro nostro, è un cittadino egiziano. Tutte le iniziative sono meritorie, però le posso dire questo, che più aumenta la portata mediatica del caso, più mettiamo pressione all'Egitto, anzi l'Egitto reagisce irrigidendosi. Allora, quindi paradossalmente tutti quelli che ho portato a casa e che abbiamo portato a casa in questi 3 anni e negli ultimi 2 da ministro degli esteri, voi avete avuto la notizia quando avevano messo piede in Italia. Abbiamo sempre lavorato in silenzio, cioè, quindi prima. Più ne parliamo e peggio è per Zaki. Questo non lo direi pensa. Mai, perché è legittimo portare avanti le campagne di solidarietà e soprattutto è legittimo portare avanti tutte le battaglie che si vuole. Questo però è un paese libero. Bisogna stare attenti, libero. Può essere rischioso. L'unica cosa che dico è non ci illudiamo che dall'altra parte otteniamo un risultato facendo così. Nonostante io consideri meritorie tutte le iniziative, quelle dei comuni, quelle del Parlamento, vorrei solo dire che quei paesi reagiscono irrigidendosi e chiudendo i canali di collaborazione. Ha detto Di Maio sostanzialmente che a volte il silenzio è d'oro, insomma, su alcune cose molto delicate. Diciamo che bisogna comprendere dinamiche con paesi che non hanno le nostre stesse, il nostro stesso effetto. Non subiscono i nostri stessi effetti quando si lancia una campagna. Mi è venuto in mente adesso appunto gli effetti. La cosa che ha detto Draghi su Erdogan, che è un dittatore, l'ha messa in difficoltà nei rapporti internazionali? Ma io credo che nella stessa frase lui abbia detto che c'è bisogno della Turchia. Noi con la Turchia lavoriamo. Siamo stati insieme a Bruxelles col ministro turco quando abbiamo deciso di ritirare le truppe dall'Afghanistan qualche settimana fa. Però lei, se avesse una sola poltrona a disposizione, farebbe sedere me. Guardi, io credo che prima del protocollo, prima delle regole, c'è la galanteria e quella avrebbe risolto tanti problemi in quella vicenda. Va bene. Senta, invece parliamo un attimo di Biden, perché lei sta venendo molto ha visto Blinken, ha rapporti molto stretti con gli Stati Uniti. E beh, questo signore 78enne americano, secondo me sta prendendo delle battaglie che in qualche modo sono anche quelle un po' del Movimento 5 Stelle dell'inizio, no? Sospendiamo i brevetti sui vaccini, tassiamo i ricchi, cioè è un uomo, è molto di sinistra, insomma. Lei è d'accordo con le battaglie che sta facendo Biden? Beh, io credo che ci troviamo molto in linea. Devo dire, è una novità per gli Stati Uniti, non per l'Italia e l'Europa, questi temi. Per esempio, noi come Movimento 5 Stelle sono 2 settimane che portiamo avanti in Parlamento, con i nostri parlamentari, la battaglia per chiedere che si superino i brevetti sui vaccini e la proprietà intellettuale dei vaccini. Mi ha fatto molto piacere che Tony Blinken, che sarebbe il mio omologo, il ministro degli esteri statunitense, anche se è segretario di Stato, proprio durante il G7 di Londra di qualche giorno fa abbia detto: noi siamo d'accordo a superare la proprietà intellettuale dei vaccini. Che cosa significa? Che li possiamo produrre senza dover chiedere autorizzazioni. Aumenta la produzione, quindi acceleriamo le campagne vaccinali. La Merkel però mi si è messa di traverso, mi è parso di capire. Ci sono dei paesi che sono più scettici, di solito coincide con i paesi che hanno anche le società internamente. Ciò che vi voglio dire è che questa è un'amministrazione, quella degli Stati Uniti, che è rientrata negli accordi di Parigi sul clima, sta portando avanti, adesso noi abbiamo la presidenza del G20 come Italia, diamo questa notizia ai commercianti che subiscono sempre la concorrenza sleale delle multinazionali digitali. Finalmente entro luglio noi col G20 chiudiamo l'accordo sulla tassazione unica a livello internazionale sulle multinazionali che fanno la concorrenza ai nostri commercianti, che fanno la concorrenza alle nostre aziende. Molti commercianti risponderebbero con una bellissima prospettiva, io penso sia importantissimo, intendiamoci, che però loro ancora stanno aspettando i ristori, che sono 3 mesi che ancora non riescono a avere i soldi. Io come ministro degli esteri mi occupo della tassazione sulle multinazionali, poi ovviamente sui ristori, proprio per questo dicevo, poche polemiche e molti fatti. Ormai siete di sinistra, quindi sono archiviati i tempi in cui voi eravate andati d'accordo con Salvini?
Guardi, finito. È chiaro ed evidente che quell'esperienza ha detto pure Conte da Bettini. È chiaro ed evidente che l'esperienza di quel primo governo ci ha portato ad un calo della fiducia nei confronti di alcune forze, in particolare la Lega ha staccato la spina unilateralmente. Ciò che dico è anche che oggi siamo in un momento della storia in cui i temi sociali e i temi ambientali il movimento li può rappresentare più di tutti quanti gli altri forze politiche. Abbiamo una pubblicità, però abbiamo ancora un paio di domande. Quindi ah, poi Fedez, mi chiede che pensa della storia di Fedez. Con torniamo molto subito. Mambo italiano, italiano. Allora, che è successo sul caso Fedez secondo lei? C'è stata censura da parte della RAI o no? Io, anche ascoltando i rappresentanti della RAI in commissione di vigilanza RAI, quello che è venuto fuori è che nella ricostruzione della telefonata sicuramente da parte dell'organizzazione del concerto ci sono state delle obiezioni. Però al di là delle polemiche, il discorso che Fedez ha fatto dal palco è un discorso più che condivisibile. Cioè dire che in questo paese si trova il tempo per ridare il vitalizio a Formigoni, ma allo stesso tempo si trova il tempo per approvare un DDL di civiltà, perché per me è assurdo che stiamo parlando da mesi di questo DDL Zan. Andava approvato e poi passato a tutte le altre questioni, ristori, cose importanti per l'economia, per far ripartire il paese. Poi io conosco Federico, quindi magari, che ne so, sarò di parte, Fedez lo conosco. Lui è stato molto vicino a 5 Stelle, no? Ma diciamo che come artista in un primo tempo ci ha dato una mano, poi più che una mano, insomma, ci siamo ritrovati sullo stesso campo in alcuni temi, però poi lui ha iniziato la sua carriera, splendida carriera, che è cresciuta sempre di più e non abbiamo mai più neanche condiviso un palco, ma c'è comunque una sintonia rispetto a dei temi. E poi io vedo che c'è questa considerazione di Fedez e di Chiara Ferragni, sempre a trattarli con uno snobismo. Chiara Ferragni è un'imprenditrice italiana che con i social non solo ha costruito un'azienda in cui si investe, ma è anche una persona che con i social crea un indotto economico. Intorno a lei lavorano tante aziende. Ora, io non lo so che cosa è meglio e cosa è peggio, però questa è la nuova frontiera della impresa. Dice lei, è un caso interessante. Lei è andata a parlare, se non sbaglio, alla Oxford University, a raccontare la sua esperienza imprenditoriale. Scusi, le posso dire una cosa con sincerità? Fico ha fatto un'intervista molto interessante, in cui ha detto anche noi abbiamo sbagliato a lottizzare, l'abbiamo messo troppo bocca, persino noi che eravamo il Movimento 5 Stelle. È così? Secondo lei siete diventati anche voi un po' un partito come gli altri sul fronte RAI? Il problema è che noi abbiamo un'idea di RAI e una proposta di legge per sganciare la RAI dai meccanismi politici. Non abbiamo mai avuto il 51% da soli per fare tutto da soli. E quindi tutta la gestione della RAI, come anche delle leggi non approvate, è stato un compromesso in questi anni con le forze politiche. Adesso la grande opportunità è approviamo una legge che sgancia finalmente la RAI dalla politica. Mi insultano, però mi è arrivata un'agenzia, Enrico Letta dice da 15 mesi Zaghi è in carcere, ne chiediamo subito la liberazione. Sono d'accordo con lui, dobbiamo liberare subito Patrick Zaki e ovviamente permettere di farlo tornare alla sua famiglia. Va bene, ci vediamo molto presto, dobbiamo parlare ancora del nuovo movimento che prima o poi prenderà corpo. Ci vediamo lunedì con tutti voi. Grazie Luigi Di Maio. Grazie a voi.